Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a tutti coloro che sono in diretta e seguiranno questo webinar. Innanzitutto voglio ringraziare la Dental Med TV, Luca, il dottor Abundo, Roberto, che ci hanno dato l'opportunità di lavorare con la loro piattaforma. Oggi abbiamo una coppia, direi, fantastica. Io sono un po' l'artefice di questa coppia perché li ho fatti incontrare inizialmente io, posso permettermi di dirlo. Sono felice che lavorino insieme. Sono due grandi professionisti, sia il dottor Lombardo che il signor Di Felice, ovviamente negli ambiti di competenza. Vorrei fare una piccola introduzione al dottor Lombardo, che credo io lo conosco veramente da tantissimi anni, per me anche, oltre ad essere un grande professionista, è anche un amico. E mi fa piacere oggi introdurlo dicendo un paio di parole. La cosa che vorrei sottolineare innanzitutto è che oltre ad essere laureato in odontoiatria è anche diplomato come odontotecnico e questo credo che sia una base molto importante per il suo background. E è uno dei pochissimi docenti, anzi sono due docenti italiani all'Institute for Advanced Dental Studies e lui è il dottor Abundo, quindi direi che è una cosa importante per noi italiani avere due nostri professionisti negli Stati Uniti in questo istituto. Ed è professore a contratto all'Università di Genova al reparto di protesi. Io non vorrei tediare tutti e tenervi impegnati in questa introduzione. Vorrei ringraziare ancora tutti. Io poi presenterò il signor Di Felice quando inizierà la sua relazione. Ringrazio Antonello, ringrazio Stefano e buon ascolto a tutti. Credo che oggi, nonostante il dottor Lombardo abbia fatto diversi webinar, oggi però credo ci darà delle informazioni ancora nuove perché riesce ogni volta a stupirci con qualcosa di nuovo. Grazie Stefano, prego, parola Stefano. Grazie, grazie Renzo, grazie veramente di cuore dell'invito. Mi spiace sempre che ci sia qualche problemino tecnico, ma è normale che ci sia. Spero che chi avesse voglia di ascoltare questo incontro tra me e Antonello, che è un incontro amichevole, ma cercheremo di condividere con tutti voi la nostra esperienza, abbia modo di farlo tra i canali YouTube e Zoom che abbiamo in questo momento attivi. Ringrazio anch'io ufficialmente Roberto Abundo, siamo a casa sua, ci ospita e a Dental Med TV ho partecipato anch'io alla fondazione quando ancora il dottor Corrente era in vita e super attivo con questa sua idea, quindi mi fa piacere condividere con il mio ex gruppo di studio anche questo piccolo momento di formazione. E ringrazio naturalmente anche Ignazio che l'ho conosciuto e lo ringrazio in questo momento, in questo punto della relazione, perché mi ha fatto conoscere Antonello, quindi con cui ho avuto dal 2014 poi l'occasione, l'onore di collaborare, oltre a ringraziare questo grande maestro che non c'è più, Tony, ma lo saluterò più dignitosamente alla fine. Allora, vi farò una brevissima introduzione, cercherò di essere rapido, chi mi ha già sentito qualche volta sa che vado avanti come un treno. E spero non vi perdiate troppo. Io in questi 2 mesi, non devo dire che ho la nausea, ma penso che per tutti voi sia stato un momento formativo pazzesco, nel senso che abbiamo avuto modo di ascoltare tantissimi relatori e siamo ancora tutti lì, tra le altre cose, nell'ambito almeno della protesi fissa, continuamente a disquisire di quale sia la preparazione ideale. Non c'è una preparazione ideale. La preparazione ideale è quella che consente a un buon odontotecnico, questi sono entrambi i casi che ho avuto la fortuna di fare con Antonello, di creare estetica, forma, funzione. Quindi la preparazione è un concetto che è solo un mezzo, è un mezzo che ci deve portare a tenere un determinato spazio, perché all'interno di quello spazio il tecnico sceglierà assieme al suo clinico. Per questo oggi parliamo di team, perché ogni passo si decide insieme. Quale sarà il volume ideale, lo spessore ideale, la forma, volendo anche del margine ideale adeguata al singolo caso clinico. Quindi io mi sento ancora un pochettino legato a quella che è un po' la mia tradizione, perché come Ignazio anch'io sono nato facendo solo linee, solo spessori, e ancora oggi devo dire che quando sono di fronte a un dente giovane mi pongo il quesito: ma
se proprio, ed è sempre più raro ragazzi, se proprio devo arrivare a fare una preparazione coronale totale, ripeto, è raro, ha ancora senso sfruttare i principi di creare un piccolo spessore? Oggi è veramente piccolo, abbiamo materiali super performanti, e preservare l'integrità del parodonto marginale in quella zona senza sconfinare in questa zona come una fresa, e fare come ci aveva insegnato, e ve lo farà penso vedere Antonello, il professor Martignoni assieme a Schoenberger, proseguire un profilo di emergenza anatomico esistente, oppure passare a una preparazione più verticale, che però sul paziente giovane è un po' delicata, perché andare a proseguire e fare proprio una verticale cura, una Federage, diventa un po' un piccolo sacrificio. Devo dire che io in questi casi, quelli giovani, col parodonto preservato, in cui devo fare qualcosa di semplice, adesivo, e magari in cui ho la velleità poi di arrivare a una cementazione sotto diga, o comunque quando arrivo a compiere questo sacrificio, perché di questo si tratta, oggi sappiamo tutti benissimo che in protesi fissa arrivare a ritrattare, come in questo caso, a rimpicciolire d'amblè un dente per mettere una corona, è veramente un sacrificio che è quasi, quasi sempre rimandabile. E quindi sì, sono rare, devo dire che con Antonello abbiamo fatto forse questo, pochissimi altri casi su delle linee, definendole e rifinendole con degli ultrasuoni. Perché? Perché quasi mai si fa una protesi sul paziente giovane, sullo smalto, perché in quei casi viva la restaurativa diretta, viva l'odontoiatria minimamente invasiva. Quindi questo è, sì, sono delle belle immagini, ma sono veramente un sacrificio che possiamo e a volte dobbiamo compiere, perché magari sono dei ritrattamenti protesici, come in questo caso, e quindi, ahimè, dobbiamo per forza affidarci a un maestro come Antonello per ridonare un sorriso. E qui devo dire che la ceramica, la protesi fissa, è quello che dà ai pazienti il massimo di quello che vogliono loro, l'estetica. Noi però non siamo solo degli esteti, quindi cerchiamo sempre precisione, e nella ricerca smodata della precisione, Antonello ha iniziato 20 anni prima di me al microscopio a accanirsi sulla precisione marginale. Devo dire che oggi mi piace porre a confronto le nuove tecnologie come sono gli scanner rispetto a quello che per me è il gold standard. Un silicone per addizione come il FlexiTime della Kulzer, siamo ospiti in casa Kulzer, quindi grazie Renzo dell'opportunità che ci hai dato. Devo dire, io da 15 anni utilizzo solo questo materiale con dei risultati eccezionali, e quando posso chiedo uno sforzo ai miei tecnici e per continuare a testare lo faccio da quando Renzo Zago, lo ringrazio, mi ha dato la possibilità di provare uno dei primi scanner con cui ho giocato nell'odontoiatria nel 2010 col Trios, e da quel momento io cerco sempre, quando possibile, di fare elementi tra virgolette in doppio, cioè chiedo lo sforzo di fresare con la stessa cialda, con lo stesso fresatore, con gli stessi parametri, e spesso quello che otteniamo è questo, cioè quello che deriva da un'impronta digitale, almeno sui piccoli lavori, poi ne potremo parlare ampiamente, ma ovviamente sulle corone singole, i ponticelli, non sul full arch, il confronto non è ancora, ahimè, ancora così accettabile, vi farò vedere poi qualche dato, però l'eliminare l'errore ipotetico dell'impronta, della colata del modello, della scansione del modello, ecco, può portare a ottenere dei fit molto precisi. Questo lavoro, vi ripeto, lo faccio da tanto tempo e da sempre ho questo risultato, fit che derivano dall'impronta tradizionale in silicone per addizione, che sono bellissimi, si vede magari il percorso della fresa in testa, ai monconi quasi sempre, per questo Antonello vi spiegherà qualche trucchetto magari, ma quelli che derivano dallo scanner sono storicamente più precisi, perché si azzera quasi questo gap. Se provate a tagliare questi campioncini che fate in silicone, vi rendete conto di qual è veramente il sottilissimo strato di spessore di cemento. E come diceva Mel, padre svizzero di tanta bella bibliografia, nel 2015, quindi agli albori degli scanner digitali, gli scanner digitali sulla scansione singola arrivano all'ordine dei 20 micron. Oggi siamo su valori ancora minori, ci sono dei lavori più recenti che veramente ci spingono a affacciarci alla tecnologia digitale, sicuramente più precisi dei polieteri, che per Mel nel 2015 davano un range sulla corona singola di 30 micron, mentre i siliconi per addizione erano sui 16. E ovviamente questa precisione via via decresce sul full arch, questa distorsione sull'arco, ahimè, ci mette in condizioni un po' difficili per la riabilitazione dei full arch solidarizzati con lo scanner. Quindi ancora qualche piccolo chilo di silicone dovremo comprarlo, per la fortuna della Kulzer e per magari la sfortuna nostra.
Certo che quello che otteniamo è questo, sia col metallo che sia con la zirconia, non demonizziamola, sei tecnico e bravo, la precisione oggi non è messa in discussione. Oggi siamo veramente ormai da 30 anni, è inutile parlare di precisione, sia con la fusione a cera persa che con i nuovi e moderni sistemi di fresatura, otteniamo valori dell'ordine dei 30-35 micron del tutto paragonabili grazie al gruppo dell'IOP di Biscaro, Bonfiglioli, insomma gente in gamba, lo sapete tutti, che ha fatto questo articolo in vivo, non in vitro, ragazzi, quindi i denti cementati, poi estratti, tagliati in quattro punti e andati a valutare con un paragone tra la metalloceramica tradizionale, quindi alto titolo aurea, attenzione, non su cromo cobalto, rispetto alle zirconie di un paio di case italiane, beh, i valori erano questi. Oggi, secondo me, si può fare ancora di meglio. Quindi non dubitate della zirconia come in termini di precisione. Ci saranno altri aspetti da valutare, magari vi dirà qualcosa Antonello, però devo dire che i valori di precisione marginali non sono quelli il nostro punto di debolezza. Siamo abbastanza vicini a quello che era in letteratura con Christensen, con Barakat. Ovvio, Barakat lavorava sugli intarsi in oro a 7 micron, un altro mondo, però diciamo che protesi fissa, precisione dai 30 ai 50 micron, tollerabile, accettabile, anzi, bel lavoro. Quindi lavoriamo con questo monitor. Quello che adesso io, come protesista negli ultimi anni, e sono a questo bivio, essendomi innamorato di Ignazio e di Antonello, è che ogni volta che trovo un dente dico, oddio, devo fare una corona totale, va bene. Se proprio devo farla, cosa faccio? Orizzontale o verticale? Qualche volta il dubbio ce l'ho nell'adulto, ecco, non ce l'ho quasi mai nell'anziano o nel parodontale, o comunque ogni qualvolta mi si espone la radice. Cioè, se io ho il margine gengivale libero e devo protesizzare una zona radicolare, io dico sempre ai ragazzi, quando siamo corsi, se la punta della vostra fresa arriva a appoggiarsi in radice, beh, lì devo dire che io oggi dubbi non li ho più, ma non li, me li ha proprio tolti Ignazio. Io, anziché stampare uno spessore in radice, con rischi anche di vitalità e di indebolimento strutturale eccessivo, anche perché se provate per gioco a trasportare quello che è il chamfer di un paziente anziano, quando siete sul tronco radicolare, su quello che è invece una preparazione in cui avete solo tolto i sottosquadri, Federage, che è quella che poi sfrutta la tecnica protesica della BOPT, vi rendete conto che asportate una quantità minore di tessuto. Quindi ben venga, io da quel momento levo i sottosquadri. E quindi, avendo conosciuto, studiato, un po' approfondito la materia della BOPT, grazie a Antonello, grazie a Ignazio, che l'hanno messa a punto come procedura protesica, oggi sui denti naturali adesso, e poi vi faremo vedere qualcosa anche sugli impianti, ahimè, quando sono di fronte a un ritrattamento protesico, quasi sempre, come vi dicevo prima, chi è passato prima di noi ha perso, oppure si è mangiato con la fresa quello che era l'ultimo tratto di componente di dominanza anatomica del profilo di emergenza anatomica naturale, e ahimè noi siamo costretti a sfruttare questa tecnica, quindi di levare per quanto possibile sottosquadri, anzi alcune volte facciamo anche dei build up per riuscire a ringrossare, ridare volume e parallelismo ai nostri monconi, e poi con la tecnica BOPT andiamo a ricreare, ricontornare dei provvisori per, noi diciamo così, stampare la forma dei provvisori sulle gengive, e poi aspettiamo una risposta biologica. Se quella risposta è positiva, trasmettiamo il tutto al tecnico. Qui Antonello vi racconterà come con la sua procedura protesica riesce a esporre un'area, a scegliere la linea, che ha una prerogativa, creare simmetria, perché la cosa difficile per chi fa le linee orizzontali è fare delle preparazioni non slivellate. Invece qui noi, se siamo abbastanza bravi con i provvisori, avvicinarci, ecco, poi passiamo la palla al laboratorio che darà l'ultima rifinitura e stamperà delle parabole identiche. Io consiglio a tutti quelli che si avvicinano alla tecnica all'inizio di provare sempre o la cappetta o addirittura il biscotto e marcare i margini per vedere dove siamo all'interno del solco, perché all'inizio non è così semplice, soprattutto in laboratorio, prendere le misure. Quindi non sempre si invade tutto il solco, alcune volte ci si pone a metà, altre volte rimangono delle zone in cui magari bisognerà uscire un pochettino da questo solco. E poi ovviamente lì la maestria di un tecnico come Antonello ci confeziona la parte quella puramente estetica finale, che non è solo bellezza morfologica in termini di tessitura, di traslucenza, trasparenza. Occhio ragazzi, vi faccio vedere qualche scatto particolare, perché la fluorescenza mette in evidenza
cioè i raggi ultravioletti mettono in evidenza la fluorescenza delle ceramiche feldspatiche, mentre invece lo zirconio non ce l'ha. Per chi fa solo monoliti negli anteriori, gli si accende un campanellino d'allarme. Oggi si sta lavorando in tal senso, ma non è ancora così sicuro. E quindi un bravo tecnico deve essere in grado di consegnare questo, deve essere in grado di consegnare dei denti naturali. E i denti naturali partono, come ci ha insegnato Antonello, dall'emergenza della gengiva, perché oggi i protesisti attenti curano la cornice, seguono i follow-up, e la nostra cornice più bella è il parodonto sano. Il parodonto sano, grazie a Roberto che mi ha insegnato a approfondire questa materia sempre di più, il dottor Abundo, è un parodonto che è in salute e lo si vede soprattutto laddove è più delicato questo stato di salute, le papille interprossimali, il parodonto marginale, e sta lì la nostra papilla con questa forma così lanceolata sui denti naturali. Se riusciamo a farcela stare anche attorno ai manufatti protesici, vuol dire che abbiamo fatto gol, vuol dire che il tecnico ha creato una forma per cui noi quando proviamo a staccare, vedete con quanta delicatezza quella fettina di papilla che sembra quasi un filetto di sushi, con quanta delicatezza può essere spostata. Vedete che non ha una forma propria, lì una frase non la rubo Antonello, ve la dirà lui, la gengiva è lì in modo molto modellabile, plastico, che si adatta e si appoggia sulle forme protesiche. Non appena gliele togliete, quella forma sparisce, in tempo zero, pochi minuti, quando prendete l'impronta, il tecnico vede sì una forma, ma è approssimativa. Questo è vero sui denti naturali, ma lo vedrete poi al termine della nostra presentazione, è ancora più vero nelle strutture protesiche, dove muoviamo quantità di tessuto maggiore. Poi attenzione alle fasi di cementazione, controllo degli eccessi di cemento e quant'altro, mantenimento della vitalità quando possibile. Un ritrattamento protesico deve ambire a questo, mantenere la vitalità e ristabilire una salute tissutale. Guardate la papilla a un anno della cementazione, qua siamo a 3 anni, come rioccupa anche nelle zone un po' più delicate. Antonello vi farà vedere magari qualcosina di più dei casi che abbiamo fatto insieme, ma quello che ci piace è che a 3-4 anni, ecco, è il non vedere il restauro. Penso che il protesista medio goda quando lui, in modo molto critico, guarda in bocca alla paziente e a colpo d'occhio non veda le sue corone. Quindi questo è un evento purtroppo abbastanza raro, perché sono molteplici i fattori che concorrono all'integrazione perfetta dei nostri restauri, ma devo dire che se il paziente è bravo, ce la mette tutta dal punto di vista igienico, e noi proviamo a immortalare anche in diverse condizioni di luce, perché sapete, il metamerismo gioca brutti scherzi, magari col flash sparato, con la luminosità alta, sembra tutto bello, poi in altre condizioni di luce queste gengive non sembrano così belle come veramente sono, e quindi quasi rimane difficile distinguere un dente naturale da un dente protesico. Quindi bravo Anto, perché queste cose riescono a pochi. Io devo dire che pochi sono i tecnici che riescono a fare veramente l'essenza del dente. E quindi oggi, quando mi pongo di fronte a questo dilemma, devo dire che sono un po' più sollevato, perché il 90% della mia protesi oggi è protesi vi farò vedere, di denti compromessi, di casi complessi, in cui sono in radice, sono francamente in azzeramento di sottosquadri. Quello che conta veramente è come io gestisco da lì in poi i provvisori prima e l'impronta dopo. Ecco perché noi ci giochiamo tutto nel momento in cui trasmettiamo al laboratorio la nostra informazione. Io posto tutto quello che posso su YouTube, questo è uno dei video più graditi nel mio canale YouTube, ha quasi 100.000 visualizzazioni in meno di 3 anni, ma è soltanto perché per dimostrarvi che la protesi fatta bene, quello che è il principio per cui la protesi possa essere poi integrata, parte quasi sempre da un'impronta, e ve ne farò vedere altre oggi durante questa mattinata. Il principio di questa preparazione protesica semplifica il protocollo protesico generale. E cosa vuol dire semplifica? Vuol dire che più volte ci capita di trovarci di fronte a disarmonie gengivali, delle parabole, e se siamo un po' attenti a fare delle cornici corrette e non stampare, quindi delle nuove protesi con degli aspetti diversi volumetricamente, ecco, questo dobbiamo ringraziare Ignazio, perché assieme a Antonello ci hanno insegnato come nel rispetto dell'ampiezza biologica talune volte si può invadere un pochettino questo solco e aspettare una guarigione dei tessuti, a patto che si mantenga una certa distanza dal bone crest, non inferiore a 2,5 mm, si riesce a recuperare un po' di lunghezza di corona clinica. E altre volte invece si riesce, grazie alla virtù di questa procedura in cui si crea uno spazio, azzerando l'anatomia, si crea uno spazio vuoto col gingitage, si crea anche un processo di guarigione in cui si forma del coagulo in questo vuoto. Ecco, se questo vuoto viene mantenuto prima
con un provvisore a mo' di tappo, quindi questa funzione di GTR, di rigenerazione guidata dei tessuti, questo coagulo maturerà e probabilmente, come ci ha fatto vedere Ignazio, si ottengono dei recuperi coronali importanti, perché a quel punto la gengiva si spessirà e migrerà in senso apicale. Tanta roba, ragazzi, tanta roba perché? Perché noi, se abbiamo chiari i concetti biologici che ci guidano in questo, che sono quelli che ci ha dettato Gargiulo negli anni 60, cioè noi possiamo giocare con questo solco e dobbiamo stare molto attenti a rispettare il bone crest. Per fortuna Vace, che altri autori dagli anni 90 in poi ci hanno dimostrato che questo solco non è proprio sempre 6-7 decimi, perché poco ci potremmo fare, a volte 1,5 mm, a volte anche 2, quindi giocare con dei solchi molto profondi vuol dire avere ampio spazio di manovra e quindi le correzioni delle parabole non saranno minime. Ad esempio una ragazza come questa, che ha questa grossa simmetria su questo 12, che è stato forse il primo caso con cui abbiamo collaborato con Antonello, problemi di disturbi alimentari, per cui lei da quarto a quarto si era consumata completamente tutto lo smalto e quindi da anni andava avanti a rattoppi di composito. Abbiamo deciso, forse in modo un po' invasivo, chiedo scusa ai ragazzi che ci stanno ascoltando, forse è stato un po' un eccesso di protesi, è stato un po' un overtreatment, però con questa tecnica noi abbiamo preservato, a mio avviso, dall'ulteriore attacco acido quei quattro frontali, perché la copertura coronale totale forse poteva essere un'indicazione, se no dovevamo fare comunque una doppia veneer o almeno tutta una ricostruzione in composito palatina per proteggere dall'acido. Ma poniamo anche il dubbio, o diamoci per scontato che abbiamo fatto un overtreatment, perché la ragazza ha subito la protesizzazione degli 8 incisivi, 4 superiori e 4 inferiori, quindi forse veramente eccessivo. Però che cosa volevo dimostrarvi con questo caso? Che è stato uno dei primi approcci a questa regolazione delle parabole, vale a dire, io questa zona da subito l'ho un po' compressa cercando un po' di ischemia invadendo quel solco, a patto che lì mi fosse rimasto una distanza corretta dal bone crest, e quindi ho cercato di recuperare quella situazione iniziale di forte asimmetria. Quindi già dai provvisori ho cercato di modellare quella gengiva a mio piacimento. Ovvio che tutto il resto, dove ho potuto, non ho protesizzato, e quindi con un ceraggio abbiamo eseguito solo una index technique, quindi una stampa delle parti palatine a cui mancava, perché insomma un po' di coscienza ce l'ho anch'io e devo dire oggi sempre di meno protesizzo, ma se questo è il versante inferiore, quando arriviamo all'impronta, vi faccio vedere solo l'impronta dell'inferiore perché del superiore vi mostrerò tante altre tecniche sandwich. In questo caso mi era stato commissionato un video della Kulzer in cui dovevo riabilitare con impronta, cioè dovevo realizzare un video con la tecnica della doppia impronta, la putty wash, che io non adoro sinceramente per una serie di piccoli problemini che può portare. Però ve lo mostro perché ho usato questa tecnica in questa paziente per l'arcata inferiore. Gli incisivi inferiori, lo sanno tutti, sono dei denti delicatissimi e vedete come sono preparati. Praticamente ho solo tolto i sottosquadri e il suo smalto, lei se l'era già quasi perso, ne ho preservato il più possibile. Ovviamente ho preservato la vitalità e sicuramente un overtreatment, i protesisti in ascolto mi staranno insultando, ma a volte capita di sbagliare, dagli errori poi si cresce anche. Quel che conta a questo punto è trasmettere un'informazione corretta. E questa tecnica può essere abbastanza utile in alcuni casi per fare quella che è un'impronta che chiamiamo doppio impronto, putty wash. Io consegno le mie due impronte ad Antonello e devo dire che, visto che siamo in casa Kulzer, io sono un partner della Kulzer da ormai più di 15 anni, parlo di impronte, vorrei solo dire due parole prima di lasciare la palla a Antonello, perché io gli ho consegnato le due impronte, una sandwich superiore, che io penso sia l'impronta in protesi fissa, l'impronta che dedica a un materiale rigido, che può essere quasi sempre levi, e a cui associare con un materiale ribasante molto fluido, che può essere il light o il medium, come ho fatto in questo caso, e il ribasante che cosa ha? Soltanto la funzione di andarsi a mettere nei dettagli più fini, i solchi, e poi si deve sfumare sul materiale più rigido però, perché il materiale rigido è quello che darà sicurezza e stabilità all'impronta, soprattutto vero per impianti e ponti e ricostruzioni estese. Sul dente singolo, infatti, anche in questa tecnica, io amo mischiare diverse combinazioni e quindi magari per i denti singoli spesso uso monofase, quindi una consistenza un po' intermedia, che si sfuma quasi proprio come se fosse un poliettere completamente nella bellezza del fluido. Mentre viceversa, quando ho una doppia da fare, come l'arcata inferiore di questa ragazza, io affiderò esclusivamente al mio light il rilievo di tutti i dettagli, non solo tutti i dettagli, tutta la forma del moncone. Sapete benissimo che il light è molto elastico, non è un materiale rigido.
rigidità uguale impronta precisa. Quindi attenzione, pensate, c'è chi fa le doppie. Io a questo punto cedo la parola ad Antonello, quindi stoppo la condivisione, se riesco in qualche modo, del mio schermo. Non trovo più come si ferma la condivisione. E intanto che condivide il dottor Lombardo, condivide lo schermo, io ho promesso di dire due parole su Antonello, che anche lui ormai è un amico per me e io sono molto felice di averlo nei miei amici. È un grande professionista e direi che tra le cose importanti che ha fatto ha collaborato per tanti anni all'interno del laboratorio del professor Martignoni, che direi è una cosa molto molto importante, diretto da Schoenberg. Successivamente si è trasferito quindi all'interno del laboratorio a Zurigo del signor Schoenberger come collaboratore. Quindi direi che il curriculum di Antonello parla da solo. Quindi io lascio la parola a Antonello per ascoltarlo e sentire cosa si dice oggi. Bene, grazie Renzo. Buongiorno a tutti, grazie anche a Stefano. E se il curriculum parla da solo, allora posso anche stare zitto, nel senso che così evito, con il mio italiano un po' maccheronico, di dire qualche sciocchezza. Va bene, scherzi a parte, usando, vedete, frasi fatte, purtroppo. Non aver studiato il latino e il greco invece di andare a giocare a pallone, oggi ne paghiamo le conseguenze. Comunque, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. È il mio secondo webinar e mi fa molto, molto, moltissimo piacere che sia Stefano il mio partner in questa circostanza. Che cosa è successo negli ultimi anni con questa BOPT? Non torno sul discorso della definizione, perché sia Ignazio sia io nei precedenti incontri abbiamo chiarito che la BOPT non è esclusivamente una tecnica di preparazione, ma è anche anche soprattutto un protocollo protesico che prevede una serie di passaggi per cercare di ottenere un adeguato, un ideale, se vogliamo usare un termine molto impegnativo, rapporto tra restauro e parodonto. Quello che noi vogliamo ottenere attraverso le nostre tecniche protesiche è questo, è le condizioni affinché il corpo estraneo, che è la protesi, venga inserito in un contesto biologico, che è l'organismo umano in ambito orale, e mantenga stabili sia l'osso che la gengiva, perché con questi noi ci confrontiamo. Le condizioni affinché questo possa avvenire vengono determinate in fase clinica in maniera importante, molto molto importante, e poi anche in fase tecnica. Non esiste una protesi che sia soltanto clinica, ovviamente, come il contrario, per cui quando c'è un risultato, come ha accennato Stefano, significa che c'è una sintonia tra i due ruoli e tra le due competenze. All'interno del protocollo clinico BOPT, quindi all'utilizzo della preparazione verticale senza margine definito, alla gestione dei provvisori in fase prelimatura e non solo, ed altre situazioni, io ho aggiunto un protocollo di laboratorio adeguato, che ultimamente ho un po' ridefinito in questo aggiungendo all'acronimo BOPT, un pochino trasformato ultimamente, quindi da preparation prosthetic, ho aggiunto i contenuti di laboratorio. E questo è un po' il senso delle mie procedure. Che cosa succede? Stefano l'ha descritto in maniera sublime, è veramente bravo. Io, ogni volta che ti ascolto, devo dire che c'hai una fluidità di linguaggio e una didattica non indifferente, e penso che sia apprezzato da chi ti ascolta. L'odontoiatra che fa? Cambia fresa, quindi con una fresa e con una modalità di preparazione del dente diverse da quelle tradizionali legate alla preparazione a spessore. Azzera l'anatomia emergente del nostro dente e non definisce clinicamente un margine protesico. Quindi queste cose vengono, questi,
Questi due elementi cambiano in maniera radicale l'approccio in laboratorio. Quindi se il margine protesico non c'è clinicamente, lo dobbiamo stabilire protesicamente. Si può stabilire in laboratorio, sul modello. In assenza dei riferimenti anatomici, nel momento in cui l'odontoiatra zera l'anatomia emergente, qual è il criterio al quale noi andiamo ad ancorare i nostri nuovi profili? Sono dei criteri estetici, perché come continuo io ad annunciare, in ambito BOPT il profilo emergente, il contorno coronale protesico, non sono condizionati né dalla geometria di preparazione, che non ha più reperi anatomici, e né dalla gengiva, perché la gengiva può essere condizionata. In che senso condizionata? La gengiva ha una caratteristica, e io continuo a ripetere una bellissima definizione che ho sentito da Agostino Scipioni, e ne ho chiesto la paternità, lui mi ha detto sì, sai, insieme a Gaetano Calesini, diciamo, ci parliamo spesso di questa definizione. La gengiva si comporta come un fluido che ha un volume proprio, ma non ha una forma propria. E questo, guardate, si sposa benissimo con tutto quello che poi noi facciamo, perché se la gengiva non ha una propria forma, significa che può riposizionarsi in maniera speculare, si può disporre sulle forme protesiche. E quindi significa che noi abbiamo un po' il pallino in mano. Ora, tutto questo protocollo di laboratorio che è stato descritto per la prima volta nel 2009, i primi articoli BOPT sono usciti nel 2008. E nel 2009 io ho elencato le procedure di laboratorio, dopodiché abbiamo continuato questo nostro percorso. C'è stata una pubblicazione nel 2013 che riassumeva un po' tutte le cose. Qual è la conseguenza biologica della nostra conformazione? La conseguenza è che la gengiva può rimodellarsi e adattarsi alle nostre forme, ma entro certi limiti. Dimenticatevi di poter recuperare coronalmente gengiva con un definitivo, cioè il lavoro che viene svolto in fase clinica con la ribasatura del provvisorio e la gestione della guarigione, così come ha descritto Stefano, tra l'altro quelle immagini erano molto esplicative, è determinante. Quindi noi ereditiamo un qualcosa che viene fatto, che viene impostato clinicamente. Ora, prima di entrare un pochino di più nel merito della BOPT in lab e quindi del rapporto tra restauro e parodonto su preparazioni verticali, vorrei fare con voi una piccola revisione del perché questo approccio è più vantaggioso e dà più opportunità rispetto a quello precedente. Io nasco professionalmente in questo contesto qui, quindi la mia storia professionale è fatta di molte contraddizioni, perché ho imparato delle cose, le ho fatte mie, le ho anche raccontate, e poi a un certo punto della mia carriera ho cominciato a dire esattamente il contrario. E questo smentire me stesso, devo dire che lo faccio con un certo orgoglio, perché ne sono anche contento. E ne sono contento perché ho vissuto entrambe le realtà, e quindi sono contento di aver approcciato alla lavorazione sulla preparazione verticale con una testa che non era esattamente quella giusta. Certamente all'inizio è stato un po' difficile, perché io sono stato 4-5 anni nelle nebbie, come ci siamo raccontati spesso con Ignazio. Fortunatamente il mio approccio è avvenuto proprio con lui, cioè ho iniziato a lavorare sul verticale nel 2001, quando Ignazio Loi mi ha mandato il suo primo caso clinico, e non c'era nulla della BOPT, non c'era. Ignazio era un simpaticissimo e bravissimo odontoiatra cagliaritano, e di tutto questo movimento che c'è oggi non c'era neanche l'ombra. E siamo rimasti anche molto, molto meravigliati di quanto succede intorno alla BOPT. Io vengo da questi concetti. Io ero ragazzino quando nel laboratorio del professor Martignoni arrivò Alvin. Alvin rimase 5 anni a Roma. In questi 5 anni, insieme al prof, misero su questo libro che poi uscì nell'87.
E io ho partecipato a questo libro, ho vissuto questo libro da garzone, andando a consegnare e ritirare rullini fotografici, diapositive sviluppate, mettendo insieme fotocopie, facendo qualche modellino, eccetera. E poi però questi concetti mi sono rimasti dentro, cioè sono diventati dei dogmi. Noi a che cosa si ambiva da odontotecnici? Ad avere odontoiatri che avessero questo, che ci dessero sul banco di lavoro questa realtà. Quindi che cosa? Una preparazione a margine definito realizzata in maniera ottimale in bocca e trasferita in maniera altrettanto chiara e ottimale in laboratorio attraverso un'impronta di precisione, nel vero senso del termine. Perché la chiamiamo impronta di precisione, però se non legge quello che deve leggere non è più un'impronta di precisione. Però diciamo, adesso evitiamo un po' i toni polemici. Questa situazione qui era l'ideale per noi. Poi c'era ancora un passaggio ulteriore in più, cioè la possibilità di avere un repere anatomico rappresentato dall'oltre preparazione, cioè questo tipo di impronte così straordinarie registrano il margine protesico clinicamente definito in bocca e anche una piccola porzione di oltre preparazione. L'oltre preparazione è proprio la quintessenza del libro di Martignone Schellenberger, perché quello è un repere anatomico che non si può modificare per lo sviluppo del profilo emergente. Ma anche in tutti quei casi che sono stati la stragrande maggioranza dove c'era soltanto la linea di finitura e l'impronta non si estendeva e non registrava un'oltre preparazione, la geometria del margine della preparazione, la collocazione nel rapporto col parodonto sono dei reperi che noi non possiamo modificare. Quindi sì, va bene, se c'è l'oltre preparazione abbiamo potuto proseguire la tangente del profilo emergente e quindi dare una conformazione che secondo noi era la conformazione ideale. Questo qui ha creato nelle nostre teste e nelle nostre mani un dogma, una modalità. Cioè noi ci siamo molto spaventati negli anni di che cosa? Di questi termini del sovracontorno e del sottocontorno. E in particolare tra i due, quello che più ci ha allarmato e che quindi nella nostra cultura professionale è rimasto uno spauracchio, è il sovracontorno. Cioè noi abbiamo sempre avuto paura di inserire sovracontorni definiti preoccupanti da un punto di vista della risposta parodontale. E quindi abbiamo continuato noi a tirar su i nostri profili emergenti senza assolutamente estenderli in qualche modo, avere una benché minima velleità di andare a modificare con la protesi la geometria della cornice gengivale. Quindi quando è che abbiamo ottenuto ottimi risultati? Quando il clinico gestiva al meglio questa situazione, quindi sia la raffinatezza della preparazione, sia la qualità della geometria gengivale ottenuta attraverso delle manovre controllate durante la preparazione ci hanno dato delle condizioni giuste. È come dire, con questo approccio l'estetica legata all'armonia delle parabole è determinata prevalentemente dal lavoro del clinico, e con pochissima, quasi nessuna possibilità di contribuire attraverso la individualizzazione della morfologia coronale, nello specifico del profilo emergente, dal laboratorio. E quindi ereditiamo completamente tutto, ok? Quindi ereditiamo un contesto, cioè certamente io cerco di dare un po' il meglio di me stesso per quanto riguarda la ceramizzazione, è il fascino della variabile, no? La ceramizzazione è proprio l'arte manuale, la nostra arte manuale, che dipende sempre dalle circostanze, le ceramiche stratificate non sono mai uguali. Certamente spesso perdo il confronto col naturale perché non mi vengono proprio come vorrei. Ci abbiamo dei limiti
a volte i materiali hanno dei limiti intrinseci, però noi cerchiamo poi di superarli. Molto spesso i limiti sono legati alla capacità proprio artistica del ceramista. Comunque, in linea di massima, diciamo, me la cavo e riesco a dare lavori di livello, perché quando poi un clinico ti manda in laboratorio dei casi clinici ben impostati, la responsabilità per essere allo stesso livello aumenta molto. Poi improvvisamente può accadere questo, può accadere che la linea di finitura sparisce e quindi noi abbiamo una situazione anatomica diversa. Non c'è più anatomia emergente e quindi abbiamo tutto, possiamo rimettere tutto in discussione. Ora, qual è il punto di riferimento? Il punto di riferimento è questo, cioè come si relazionano denti naturali e gengive. Basta vedere il contesto naturale integro, il contesto naturale dove non c'è malattia. Quindi come si relazionano? Questo è il nostro punto di riferimento. Infinite forme, infinite geometrie gengivali, ma soprattutto morfologie dentali, ma una similitudine nella specularità dei profili emergenti. Quindi denti e gengive si comportano in una maniera molto simile, costantemente simile. Allora, noi che cosa abbiamo fatto con la BOPT? Visto che non c'ho più un repere anatomico, non ci siamo più adattati alla gengiva, come avveniva anche con preparazioni a spessore, ma abbiamo cominciato a invertire, a fare il contrario, a creare dei profili emergenti che permettessero alla gengiva di adattarsi. E quindi la BOPT in laboratorio prevede tre passaggi fondamentali, che sono quello del posizionamento del margine protesico, quello dello sviluppo del profilo di emergenza in un'area dinamica in un primo momento senza gengive, in un secondo momento con un modello con gengive condizionate. E ora, secondo me il fine giustifica il mezzo. Io in laboratorio seguo questa linea, per cui se si arriva a ottenere un risultato lavorando con un modellino anatomico regolato dalla prima impronta piuttosto che impronte di posizione, non è un grosso problema. Bisogna entrare nello spirito di quello che si afferma. Noi abbiamo bisogno di determinanti fondamentali dalla fase clinica. La preparazione è effettivamente senza margine, quindi senza la presenza di elementi che possano vincolare il margine, e una porzione intrasucculare dello stesso. Ci arriva il nostro modello, noi andiamo a evidenziare con una matita il livello della gengiva, dopodiché cominciamo a prendere la fresa ed esponiamo che cosa? Non esponiamo più una linea di finitura, ma esponiamo un'area. E questo momento qui in cui la fresa sta rimuovendo la gengiva è stato definito trimming, cioè i due termini inglesi per definire un unico movimento che dura pochi secondi, pochi minuti, aiutano nella comprensione. Quando noi, che cosa vuol dire trimming? Vuol dire fresatura, vuol dire rimozione della gengiva ed esposizione. Esposizione di, prima era esposizione di una linea di finitura, ora è esposizione di un'area di finitura. Questa area di finitura è tutta potenzialmente utile per andare a posizionare un margine protesico. Potenzialmente utile perché, essendo una parete verticale, lo possiamo mettere dove vogliamo. E frequentemente non utilizzo tutto il solco disponibile. Quindi che cosa succede? Che vado a posizionarlo con un ditching. Ok? Che cos'è il ditching? È il momento in cui con la fresa rimuovo la porzione di preparazione che è più apicale al margine posizionato. Perché la rimuovo? Perché non ha informazione anatomica, non è un repere. Ok? Per cui a questo punto io sto posizionando il margine. Ora che cosa dirvi? 6 volte su 10, 7 volte su 10 utilizzo tutto il solco che mi viene trasferito in laboratorio. 3 volte, 4 volte su 10 io faccio del ditching. Il ditching si può fare soltanto in alcuni tratti della preparazione, forse su alcune preparazioni dello stesso caso. Quindi dipende dalla profondità di lettura. Okay? Non è, la profondità di lettura di un'impronta non è così standardizzabile. Okay? Questo è l'aspetto della parete
verticale intrasucculare, e questo è il momento in cui definisco il margine, posiziono il margine attraverso il ditching. Do anche una geometria a questo margine posizionato, che può essere anche in parte, in certe circostanze, individualizzata. Che significa individualizzare un margine? Non è che abbiamo nell'anatomia gengivale, non è che abbiamo chissà quante variabili. Cioè, la caratteristica forse unica, anche utile da un punto di vista estetico, è la presenza dello zenite distale. Ok? E quindi quello, se noi riusciamo a ottenerlo anche con la geometria del margine posizionato, ritorna utile, perché possiamo poi conformare i nostri profili in maniera tale che poi la gengiva si possa riposizionare specularmente a quello che noi facciamo in laboratorio. E questi sono gli esempi del margine posizionato, e quindi della la distanza tra le due linee è l'intrasulco, ok? La quantità di porzione intrasulculare che mi è stata trasferita attraverso l'impronta. Dunque, penso che a questo punto, Stefano, devi... Cioè, solo un attimo, come siamo con l'orario? Ma puoi andare, se vuoi andare avanti fino al biscotto e alla prova, poi vi faccio solo la consegna. Perfetto. E allora, chiaramente tutto questo lo possiamo e lo dobbiamo riportare nel digitale. E Stefano ha accennato alle caratteristiche degli scanner. Le immagini digitali, per certi aspetti, sono veramente utili, perché avere la gengiva in trasparenza, questo non è un caso che parte da scansione intraorale, è un caso dove noi abbiamo fatto doppia scansione del modello con gengiva e dopo la preparazione, dove vediamo, e dopo il ditching, e vediamo che c'è una certa quantità di solco a disposizione che può essere gestito. Vedete, la media di invasione di questo caso è circa un millimetro e due. Poi c'è un momento, c'è una unica zona dove può essere fatto, a mio parere, il ditching, perché non c'è bisogno di andare ad invadere il solco, a chiudere con una corona 2 millimetri sotto gengiva, cioè siamo anche, diciamo, in un eccesso, ok? Si potrebbe fare, perché biologicamente siamo in ambito di gengiva libera, però qual è in laboratorio, qual è la mia idea, no? Il mio tentativo è quello di dare al clinico un risultato estetico, e quindi entrando nel solco posso conformare dei profili in maniera adeguata, posso condizionare la gengiva in maniera adeguata, però voglio pure che clinicamente sia gestita, possa essere gestita la protesi. Quindi 2,2 mm sotto gengiva nelle zone interprossimali è anche troppo per dare un buon risultato. Quindi vengo su, posiziono il margine di circa un millimetro più coronale, e quindi che cosa succederà? Che ci sarà una porzione di dente preparato che non sarà di pertinenza protesica, che rimarrà a disposizione del paradonto. E che cosa avviene in uno spazio libero? Verosimilmente avviene che la gengiva si ristruttura e può aumentare di spessore, e quindi diamo un contributo affinché una gengiva che aumenti di spessore, perché va a occupare uno spazio vuoto, rimanga più stabile. Queste sono il progetto delle strutture. E poi la ceramizzazione. È chiaro, la ceramizzazione, come ho detto, è molto legata all'ambizione, alla capacità, ma soprattutto anche a una certa passione dell'odontotecnico. Il lavoro sulla tridimensionalità, queste sono tutte cose che noi abbiamo imparato, abbiamo focalizzato tra la seconda metà degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, in cui c'è stato veramente, come ho detto anche la volta precedente, una sorta di rinascimento dell'estetica odontoiatrica, perché abbiamo cambiato in quegli anni lì il punto di vista, abbiamo cominciato a parlare di traslucenza della ceramica, di tridimensionalità della forma, di linee di transizione. E poi io ci ho aggiunto un particolare, insomma, per cercare di essere un po' più didattico
questa sorta di quarta dimensione che io vedo, no? Io vedo due cose, vedo ogni tanto i santi e vedo la quarta dimensione, nel senso che sono visionario, sembra così, sembra una definizione visionaria, dice Antonello vede pure la quarta dimensione, beato lui, però permettetemi questa piccola doccia di presunzione, è solo un modo di cercare di comunicarvi come leggo la forma e come cerco di impostare la forma, no? E se io vedo i denti non c'hanno soltanto delle tre dimensioni, c'hanno anche delle zone di passaggio tra l'una e l'altra, e queste linee di transizione angolossiali ci permettono di governare questa cosa, e quindi siamo in queste situazioni qui. Io attraverso questo lavoro della forma riesco a rastremare, a dare la percezione di un volume più rastremato o meno rastremato. Solitamente andiamo sempre nella stessa direzione, qual è? Quella di ridurre il volume dei denti, perché i denti protesici 9 volte su 10 sono più grandi dei denti naturali. E quindi noi cerchiamo di ridurre la percezione di sovradimensionamento, lavorando appunto su questa tridimensionalità. L'area del contatto prossimale non corrisponde con la transizione. Okay? E quindi diciamo tutto questo lavoro che viene fatto costantemente su tutti i casi è un lavoro che poi contribuisce a dare al restauro, nonostante un volume maggiore rispetto al modello naturale ideale, un iperdimensionamento, poi alla fine riusciamo a dare comunque una illusione, una percezione del restauro normo dimensionato, normo conformato. Questo è il lavoro finito di questi 8 bellissimi. Un caso bellissimo, che è stato il primo caso che abbiamo fatto con Stefano. E di Stefano, come sei rimasto quando hai aperto il pacco? Ho detto: oddio, Antonello ha bevuto, mi ha mandato dei dentoni. Così, con questi ti posso passare, esco dal mio condivisione schermo e ti ripasso. Ti ripasso la parola. Grazie, grazie Anto. Riprovo a ripartire, spero di imbroccare. Datemi subito il feedback se si vede il tuo capolavoro. Sta condividendo? Sì, anche le campane condividiamo. Scusate, sono sotto la chiesa dell'Angelo Custode, ogni tot scampana Don Ettore. E sento le campane ogni qualvolta vedo un lavoro del genere, tutto a caso, Anto. Cioè, noi abbiamo detto alle 12.00 mi voglio sentire le campane. Senti non solo le campane, ma il cuore che batte quando provi questi lavori e quando vai poi a inserire questi manufatti in bocca, perché qui possiamo parlare ancora di manufatti, mentre magari dei monolitici fresati c'è poco di fatto a mano. Qua c'è veramente tanta passione di Antonello. A me piace farvi vedere dei particolari, perché guardate in quel solco come quella zirconia, quel bordo di zirconia robusto che deve rimanere, lo guardate anche negli inferiori, magari lo vediamo dopo. Il principio per cui questi restauri si possono fare oggi è che hanno bisogno di un framework robusto, ma non deve invadere clamorosamente il solco. Una volta, come diceva Anto, che entra di un millimetro, forse è fin troppo in alcuni casi, e anche perché vi pone di fronte una piccola difficoltà che è la rimozione del cemento poi nella zona dell'intrasolco, quindi bisogna essere molto attenti. E se invadiamo il giusto, dando il giusto profilo di emergenza che inventa e ricrea Antonello per dare questo aspetto armonico al nostro sorriso, devo dire che poi il risultato nel tempo, come dice Ignazio, è sempre più bello, a differenza delle preparazioni orizzontali che sono bellissime i primi anni, poi via via, pian pianino, tendono un pochettino a divenire sfuggenti. I biotipi sono sempre un po' sottili e tendono pian pianino a contrarsi attorno a dei profili di emergenza un po' smilsi, quelli naturali del dente. Bene, qui invece aver creato una sorta di spessimento del tessuto marginale con la giusta emergenza che solo un tecnico bravo può fare, Antonello in questo maestro, può dare questo aspetto. Quindi da un lato approccio biologico e dall'altro maturazione e stabilizzazione dei tessuti imbarazzante. Poi ovvio, quando l'abbiamo provati, io e la paziente abbiamo avuto un attimo di
esitazione, ma devo dire, una ragazza altissima, bellissima, che ha tratto sicuramente giovamento da questa estetica che ha improntato. Era proprio un quadro, anche l'aspetto con i tessuti periorali di questa riabilitazione. Ripeto, forse un piccolo overtreatment, perché il paziente magari con dei disturbi alimentari a bagno di acido può avere altri tipi di trattamento. Certo, bisogna proteggere lo smalto residuo dall'attacco, la vecchia corona totale è uno di questi metodi, ma sempre mi piace farvi vedere l'aspetto dei tessuti in diverse condizioni di luce. Alla fine si ha veramente un paragone con la natura, in questi casi è fattibile, e mi piace farvi vedere come in questo incisivo laterale, che abbiamo invaso abbondantemente il solco, l'abbiamo sfruttato a pieno, proprio per regolarizzare quelle parabole, siamo riusciti in quel gol di cui vi parlavo prima. Quindi regolarizzare le parabole è uno dei primi gol che il protesista che si affaccia alla BOPT deve imparare a sfruttare, perché vi ripeto, questi solchi, guardate questa ragazza con questo vecchio trattamento protesico che abbiamo affrontato con Anto con molta inventiva, perché da questa genesia del laterale questi canini così inclinati, ruotati, mesioversi, ci siamo dovuti inventare qualcosa di particolare, non una sostituzione implantare, non c'era proprio un corretto diametro mesiodistale per una riabilitazione protesica completa, ma Antonello con delle sole additional, io i canini non li ho preparati, li ho solo isolati esponendo il margine per meglio che potessi durante la fase di cementazione, li ho sabbiati, li ho cementati con tutti i crismi delle procedure adesive che bisogna attuare per quanto possibile sotto diga. Certo che la preparazione verticale ci pone spesso di fronte a una piccola difficoltà in merito, ma se si è un po' scaltri e non si è entrati nel solco di 2 mm, si riesce a fare tutto bene sotto diga, beh, allora l'ispessimento, la stabilizzazione del tessuto, a volte anche senza l'utilizzo del metallo, che coprirebbe al 100%, ma anche con dei materiali metal free come la zirconia, ci dà un ulteriore vantaggio, il coprire anche alcune discromie delle radici e dei denti sottostanti. Certo è che se parliamo di protesi tradizionale, la BOPT, abbiamo detto, soprattutto nei ritrattamenti è vincente, protesici, ma lo diventa d'elezione la preparazione verticale in tutti quei casi chirurgici come questo che abbiamo affrontato io e Anto negli ultimi anni, abbiamo finalizzato solo da poco, ma non ve lo mostrerò completamente, ma tutti quei casi che subiscono apicectomie, allungamenti di corona clinica, insomma, quando ci si accanisce, per fortuna che lo facciamo e siamo in grado di farle, a mantenere i propri pilastri dentali e a ristabilire un sorriso completamente asimmetrico, quindi dobbiamo ricorrere per forza delle armi chirurgiche, e con tutte le armi, quindi restaurative, chirurgiche, endodontiche, parodontali, ricostruttive, perché i monconi non possono poi rimanere delle fiammelle come quando smontiamo i vecchi lavori protesici, ma dobbiamo ridare forma e volume per sostenere, bene, lì alla fine improntare, o meglio stampare con la forma che Antonello fa in laboratorio questi nuovi tessuti, ci dà grandi soddisfazioni. Ma torno a dire, stiamo parlando con in casa Kulzer, qual è uno dei grossi vantaggi? È che fare tutte queste procedure, curare i clinici che curano queste procedure di preparazione, di cura dei provvisori, ci mette di fronte a una situazione del genere, che è banale per un clinico che lo fa di routine, ma lo diventa meno per chi arriva alla fase dell'impronta in modo un po' improvvisato. Se voi quando togliete i restauri provvisori e con le verticali poco vi rimane da fare, dovete solo rimuovere il cemento e sgrassare i monconi, spesso non avete ritocchi da fare. Ecco, avere questi tessuti che vi guardano spiazzati dei fili e non hanno un filo di gemizio è l'inizio del successo. Perché a quel punto io penso che chiunque con un materiale da impronta corretto, come dice Mario Semenza, con un silicone per addizione ben tarato, ben miscelato e ben improntato, trasferisce al laboratorio un messaggio di eccellenza. E il team, ragazzi, si basa sull'impronta, che sia digitale o che sia analogica. Guardate quanto l'impronta può interessare sul web. Per gioco ho condiviso in uno dei gruppi di Facebook che si occupano di BOPT, questa impronta tutta su pareti verticali è stata condivisa da quasi 2700 persone, condivisa, quindi non i like. Quindi vuol dire che è un argomento interessante per noi, e io mi rendo conto che il momento dell'impronta è il momento più delicato, quindi trasformare un sorriso vuol dire sì fare un gran lavoro in tutte le discipline protesiche, annesse, odontoiatria, ma poi finalizziamo sull'impronta, perché da lì Antonello comincia a lavorare sui suoi margini e comincia a creare la forma per arrivare a sostenere questi tessuti. Mi piace farveli vedere in grande, perché in grande potete veramente ammirare come
su questo tipo di preparazione, su queste forme che Antonello vi ha dato, vi ha detto, visto la quarta dimensione sta qui, sta soprattutto in implantologia, come vi suggeriva lui, a mimetizzare dei denti che sembrerebbero delle palette, a avere invece la forma più giusta. Ma se quella è fatta bene, lucidata bene, guardate i tessuti come rispondono. Guardate il segno della mia sutura, dell'allungamento di corona clinica, che rimane a mo' di cicatrice, ma guardate il trofismo di questi tessuti. Cioè, questo tipo di preparazione e questo management dei provvisori ad arrivare alla finalizzazione protesica, penso che sia il goal di ogni protesista. E poi qualcuno ci chiede sempre, ma quindi ne fai tante preparazioni orizzontali? Io rispondo sempre, ho imparato a rispondere che, ahimè, nella mia protesi di tutti i giorni ci sono tanti ritrattamenti protesici, e spesso ritrattamento vuol dire trovarsi di fronte solo a dentina, alcune volte neanche sana, quindi vuoi per motivi proprio restaurativi di effetto ferula, di recupero del cerchiaggio, di questi pilastri da mantenere, o vuoi anche per altri casi di, come nel caso precedente, anche in questo, di associare della chirurgia per motivi estetici. Beh, noi lì siamo costretti a non disegnare degli spessori, delle linee a 3 mm dall'osso e poi sperare che vada tutto lì miracolosamente. Ma no, lì non possiamo fare altro che tirare una parete, far guarire tutto bene, e quando i provvisori hanno lavorato bene, dopo 9 mesi, non prima della chirurgia, dobbiamo essere sempre in grado di far questo, di prendere un'impronta eccellente, guardarla in modo molto critico prima di metterla nel pacchettino e inviarla a Antonello, che con altrettanta dedizione e amore svilupperà tutta la sua procedura protesica in laboratorio di esposizione del margine, di trimming, di ditching. Me l'ha raccontato, fino a creare quei suoi bambini naturali che parlano e si illuminano di luce propria, perché io penso che la ceramica stratificata ancora ad oggi sia un supporto metallico, che sia un supporto di ceramica policristallina, è forse il mezzo migliore che abbiamo per creare dei denti naturali. E quindi mi batterò assieme a Antonello, penso, a chi ha voglia di non affidare tutto ai monoliti, perché nei settori posteriori si può fare, ma nei settori anteriori bisogna aggiungere un tocco manuale per andare da un lato a stampare la forma ai tessuti e dall'altro a dare estetica, perché il sorriso non può essere uniformato e meccanizzato e standardizzato per tutti, deve essere anche a volte un po' disuniforme e diseguale per dare proprio quella peculiarità, perché tutti i denti non sono perfettamente identici, quindi non possiamo creare i nostri pazienti tutti con lo stesso sorriso, ma sarà un artista poi a dare l'ultimo tocco per completare questo piano di trattamento biologico e protesico. Quindi tanta tanta attenzione, tanta cura dei particolari, degli spazi interprossimali, dei profili di emergenza, della detergibilità, della possibilità di togliere gli eccessi. Ecco, in una parola, in una foto, penso che racchiudere quello che Ignazio e Antonello stanno da anni battendosi di divulgare con questa procedura e quello che poi noi tutti cerchiamo di imitare. Il buon protesista poi si pone di fronte a un bivio: ma allora quando arrivo alla riabilitazione implantare che cosa faccio? Beh, lì ci sono diversi dubbi, diverse questioni aperte, non solo che tipo di abutment, se anche lì devo sfruttare un principio verticale, adesso ve ne parlerà Antonello, oppure posso stare su un abutment tradizionale con uno spessore, ma anche se affidarmi nella riabilitazione implantare alle tecnologie CAD-CAM, che tipo di impianto utilizzare, se cementare o abitare, insomma sono diversi i dubbi che il team implanto protesico si deve porre. Il goal che dobbiamo avere, con onore sventolo la bandiera italiana del tricolore in questo momento così difficile, e perché molti italiani sono, devo dire, a livello mondiale riconosciuti come dei cultori della materia, stabilità dei tessuti duri molli per implantare, ma anche parodontali. Prima Renzo nella presentazione si è dimenticato di dire che non ci siamo solo io e Roberto come docenti italiani dello IAS, dell'Institute for Advanced Dental Study, ma anche Daniele Cardaropoli, noto parodontologo di fama internazionale, ha l'onore e il piacere di condividere questo titolo. Bene, quindi abbiamo tanto bene da fare, e come lo facciamo? Devo dire che fino ad oggi, o meglio, nella prima metà della mia vita professionale, dal 97 a quando non ho conosciuto l'approccio verticale, io ho sempre improntato questo lavoro che mi ha fatto con Claudio Nannini, lo sviluppo delle mie protesi, qualora non erano avvitate, negli ultimi anni molto avvitate, lo vedrete alla fine della presentazione, su preparazioni orizzontali dei monconi. Quindi patto che, fermo restando che da diverse revisioni della letteratura
il Moncone implantare, l'abutment implantare rimane in titanio e il gold standard è sempre quello. Bene, il creare le condizioni per simulare in tutto e per tutto un'emergenza di un dente naturale preparato ci ha sempre posto questo obiettivo, quindi ricreare un sostegno con la forma di un dente naturale monconizzato. Da lì poi partire con una riabilitazione che andrà semplicemente a stampare e sostenere queste riabilitazioni implantari. Questo un po' è stato il nostro percorso, penso che Antonello vi dirà le stesse cose, dall'abutment AMA di Calesini e Scipioni in poi, tutti noi, qualora abbiamo affrontato la nostra implantologia cementata, abbiamo creato degli spessori, fino a che anche lì non ci siamo posti il dubbio, ma potrebbe valer la pena tirare via questi scalini dagli abutment implantari e fare delle preparazioni verticali complete, oppure come Canullo e Cocchetto hanno proposto degli abutment ibridi, perché questo potrebbe voler dire, se non a 360 gradi, almeno nella parte vestibolare, togliere questa fettina di metallo e donarla al tessuto, perché se si elimina questo spessore e si parte un profilo di emergenza più coronale, bene, questa zona diventa da triangolare molto sottile, come sempre l'abbiamo trattata facendo implantologia con un abutment classico, diventa proprio più trapezoidale e stabile. Bene, questo forse è un principio che potrebbe essere utile. Da allora tanta protesi con questa indicazione è stata fatta, anche in casi un po' difficili, ma per quanto io possa dire, questa è l'indicazione secondo me assoluta sui denti frontali, dove ad esempio una paziente del genere, grazie all'intervento del dottor Abundo e dottor Corrente, ha subito tutta una fase rigenerativa implantare, e poi io ho soltanto messo il cappello protesico a questa situazione. Lo sfruttare nelle zone estetiche un minor diametro del moncone potrebbe sì donare ai tessuti più spazio, più mantenibilità nel tempo. Quindi questo è anche vero su altri tipi di impianti che magari hanno uno aspetto più convergente, come i Prama che stiamo da tanto utilizzando. Beh, ma l'idea è sempre la stessa. Qui Antonello ha realizzato un premolare con un'emergenza di cui vi spiegherà lui cosa è solito fare. Forse il dubbio del protesista è come riuscire a trattare un solco così bello, stabile, robusto. Lì probabilmente mai si vedrà l'aspetto del titanio grigio e quindi non dovrò ricorrere ad abutment in zirconia, molto rischiosi dal punto di vista incollaggio e durata nel tempo. E quindi dal punto di vista biologico questa è la mia riabilitazione ideale. Ecco, forse devo dire che però per mantenere al meglio una cosa del genere, forse sfruttare una protesi avvitata non mi pone di fronte al problema di andare a togliere quell'eccesso di cemento da là sotto, perché potrebbe essere un po' più difficile. Quindi torno a ribadire, mentre sugli anteriori secondo me deve essere il goal, l'impianto piccolo, l'abutment piccolo dona molto spazio al connettivo e quindi consente al tecnico di creare un'emergenza ideale. Sui posteriori invece è un po' critica la cosa, dipende da dove partiamo, quindi forse può valer la pena valutare la revisione della letteratura della Saylor, citatissima da tutti quanti i protesisti e gli implantologi, che se mette a confronto cosa dice la letteratura in quanto agli inconvenienti della protesi cementata, spesso sono biologici, quindi riassorbimento di osso per implantare, quindi complicanze irreversibili. Quindi attenzione, la protesi cementata è un po' più rischiosa di quella che è, almeno in letteratura, la protesi avvitata, che male che vada a chipping, svitamenti, fratture di viti. Perché? Perché per quanto il clinico sia bravo, alcune volte andare a rimuovere dalla profondità dei solchi il cemento è difficile, soprattutto se si utilizzano cementi magari non radiopachi e cementi non riassorbibili, che quindi se rimangono lì incastrati danno inizio a mucosite, poi per implantite su cui bisogna essere bravi e chiamare magari il dottor Abundo che interviene con il kit che ha messo a punto, va a farsi la rigenerativa del sistema per implantare. Quindi attenzione, perché saluto Hector Sarmiento, hi my friend, spero che anche loro in quelli di New York stiano bene in questo momento, il mondo non se la passa bene, ma Londra, New York e il nord Italia, devo dire che sono anche la Spagna, ben colpiti da questa pandemia, che ha messo a punto questa classificazione bellissima sulla malattia per implantare, sull'eziogenesi, e tra i vari fattori, gli irritanti esogeni, cioè il nostro cemento, sono tra i più comuni, o comunque sono una concausa molto comune. Quindi se vogliamo farla breve e dare un suggerimento a molti clinici, ed è quello un po' il trend protesico, è quando possibile
cementiamo fuori dalla bocca e quindi creiamo restauri che, se non sono un monoblocco da abitare, sono incollati, ma sono incollati in laboratorio. E dopodiché noi, facendo così, evitiamo di maneggiare cementi, ma andiamo soltanto a abitare. Altro goal potrebbe essere allontanarsi un po', quindi non usare magari degli impianti ball level, ma usare degli impianti tissue level, e quindi questo è l'approccio della filosofia degli impianti Parama, ideati dal dottor Loi e poi studiati dal gruppo della BOPT, perché potrebbe voler dire sfruttare i principi classici trasmucosi degli impianti e con delle banali procedure digitali. Qui Antonello ha creato da prima i provvisori, quindi poi si può decidere se lavorare su questa parte convergente dell'impianto oppure lavorare dalla testa in su. Alcune volte sarà da invadere questa parte, altre volte no, dipende, però è già volendo una prima parte del moncone del nostro impianto. Quindi avere degli impianti tissue level vuol dire già con i provvisori ottenere stabilità, ed è poi diventa un gioco da ragazzi mantenere questa stabilità nell'elaborazione del progetto tutto in digitale. E poi lì ci sono varie vie, vi invitiamo a valutare il webinar che io e Antonella abbiamo praticamente fatto insieme su Ostocom su questi tipi di riabilitazioni sugli impianti Parama, ma una delle varie tecniche è magari fare questo monoblocco in cromo cobalto fresato da pieno, poi ceramizzato, un po' come si è sempre fatta la protesi abitata, sulla testa dell'impianto o su un impianto così particolare, in modo molto customizzato, si può andare ad avvitare il nostro restauro a diverse componenti, a diverse altezze di questo cono. E quindi questo principio BOPT applicato all'impianto ci consente di dare forme che da cementare sarebbero un po' delicate, mentre invece da abitare donano stabilità e biologicamente un bel vantaggio ai nostri tessuti, magari in pazienti parodontali come questo, che già sono abbastanza sfortunati. Quindi a ottenere questo incastro preciso, quasi conometrico, con una linea di finitura netta, ma non più sigillata dal cemento, ma dalla precisione meccanica del sistema, potrebbe essere un vantaggio. E prova ne è il fatto che, sempre con la buona volontà di Anto, ci siamo messi a fare anche qui alcuni dentini in doppio, e ringraziamo la Sweden che ce li ha poi tagliati, sezionati, per andare a vedere qual è il grado di accoppiamento che si ottiene, che è imbarazzante, ragazzi. Quindi si può decidere di invadere questo solco di più o di meno, ma si può decidere di dare delle forme che sembrerebbero difficilissimi da ottenere. E negli Stati Uniti, per riuscire a mediare i volumi dei molari, si mettono degli impianti molto larghi, ma questo vuol dire levare spesso tantissimo osso. Noi forse siamo un po' più di conservativi, e partire da emergenze piccole protesiche magari può voler dire, con questo tipo di protesi che vi ho fatto vedere, stampare la nostra forma dei provvisori sulla gengiva e dare la forma di un molare anche a un'emergenza molto più piccola, di 3-4 mm. Questo è il goal del protesista. Certo che farlo con un impianto e poi sperare qua sotto di togliere il cemento diventa un po' delicato, credetemi, ma stampare questa forma senza nessuna manovra chirurgica, perché questo è un sito che passa dal tappino di guarigione circolare di 4-5 mm alla forma di un molare grazie alla forma che ha dato Antonello. E non è nulla di chirurgico. Poi, se non si vuole fare un cromo cobalto customizzato, si può customizzare il supporto tipo T-Base, quindi diventa un T-Base customizzato tramite software, perché anche lì si può scegliere la linea di finitura sulla parte convergente, e guardate che cosa si ottiene: un accoppiamento dalla parte interna ma anche esterna sul cono. Quindi quando si serra questa vita a 30 newton, si crea, anche con un restauro monolitico che Antonello, quando gliel'ho chiesto, ho visto il ciuffo che si muoveva perché non poteva mettere la ceramica feldspatica, ma guardate che cosa riesce a fare Antonello anche con i monoliti, perché oggi la zirconia ci offre tanto, e sui posteriori potrebbe valer la pena considerare queste basse resistenze per creare dei denti perfettamente integrati con rischio chipping pari quasi a zero. Magari si può parlare delle strutture antagoniste, di quello che è magari l'eccessiva durezza della zirconia, però è tutto un discorso in divenire. Quello che mi piacerebbe focalizzare, prima di passare alla parola a Anto, è questo. Noi clinici, col provvisorio, diamo delle forme alla nostra gengiva. A volte forme impensabili. Guardate questo incisivo centrale, che nasconde che cosa? Nasconde la radice di un dente laterale. Grazie Ignazio, questo è quello che con un chamfer non sarei mai riuscito a fare. Perché io basta solo che modelli il mio provvisorio con un profilo di emergenza così esasperato a far diventare quella parabola, quello di incisivo laterale, per dare alla gengiva e sostenere un profilo emergente di un incisivo centrale.
E con questa filosofia devo dire che noi affrontiamo tutti i casi oggi. Questo è un altro caso che abbiamo affrontato con Antonello, partendo da un esame un po' digitale, se vogliamo, ma il giorno della rimozione della vecchia protesi, il protesista generalmente si trova questo. Non vi rifaccio la domanda, non c'è più smalto, è inutile fare uno spessore, andare a ridurre ancora di più la radice. Qua bisogna anzi ricostruire, aumentare il volume di questi monconi già limati troppo, ma levare poi soltanto i sottosquadri. E quando è finito l'endodontista e il restauratore, il dottor Greppi, si è fatto tutte le endo, le ricostruzioni, e mi dà dei monconi, io ho chiesto io bianchi opachi per mascherare un po' quella discromia, io non ho da fare altro che, per quanto poi vedete che si va a sfumare, a levare il composito bianco opaco che si è messo, quindi in questa zona, ahimè, mascherare con questo così sottile biotipo del 21 e 22, col provvisorio e con questa tecnica protesica si può fare questo. Guardate quanto traspare la radice discromica del centrale e laterale. Io non amo fare gli sbiancamenti endodontici di questa radice. Con la sola manovra del provvisorio, a un mese, potete ottenere questo. E questo vuol dire che cosa? Non un magico ispessimento dei tessuti, neanche Photoshop, vi faremo vedere il video di questo caso. Vuol dire andare a modellare una forma, mantenerla lì con il nostro provvisorio e aspettare che il nostro tecnico, Antonello, ci prepari la forma protesica. Quindi adesso lui vi farà vedere come si comporta sugli impianti. Prego, Anto. La protesi su impianti, io lavoro con impianti da sempre. Gestisco il mio laboratorio dal 1989, quindi 31 anni, e in questi 31 anni è sempre stata presente la protesi su impianti. Ho avuto la fortuna di iniziare in tempi molto precoci, proprio perché ho collaborato con un gruppo che ha creduto molto nell'implantologia. E ho ripreso qualche giorno fa, ho ripreso un po' in prestito il titolo, una parola di questo testo che abbiamo realizzato negli anni 2000, e cioè il processo omeostatico, per cui effettivamente la protesi su impianti, attraverso l'implantologia noi inseriamo un corpo estraneo nella bocca dei nostri pazienti, voi inserite un corpo estraneo che è quello dell'impianto e aggiungiamo il nostro corpo estraneo che è quello della protesi. Anche nell'implantologia io ho clamorosamente smentito me stesso, perché per anni ho gestito proprio la protesi su impianti con dei criteri che ora vi descriverò. Era il 1994 quando abbiamo iniziato, 95 quando abbiamo iniziato a preparare gli abutment come si preparavano i denti naturali, cioè con una linea di finitura. Abbiamo pubblicato un protocollo sia clinico ma soprattutto di laboratorio, definito tecnica AMA, che si basava sul posizionamento della linea di finitura della protesi di tipo cementata. Poi che cosa è successo? Ho lavorato per molti anni io con la protesi cementata e con questo approccio. Poi all'improvviso la comunità dell'odontoiatrica, da questo articolo in poi, ha cominciato a spaventarsi un attimino da che cosa? Da quello che ha benissimo descritto Stefano, cioè dal rischio che residui di cemento possano scatenare fenomeni di iperimplantite. E da lì è iniziata tutta una preoccupazione, ok? Allora ci siamo cominciati a chiedere, ma la geometria di preparazione favorisce o non favorisce la rimozione del cemento? È forse più importante la geometria di preparazione o la collocazione del margine in profondità? E quindi abbiamo cominciato ad avere ulteriori attenzioni, ma soprattutto abbiamo iniziato ad inserire dei passaggi intermedi, delle prove intermedie per cercare di collocare questo margine protesico né troppo in profondità ma neanche troppo in superficie, perché comunque l'integrazione estetica della protesi su impianti è diventata una condizione sine qua non. Fantastico. Ogni tanto pure la citazione in latino, c'avevo 4 in latino. È una condizione determinante, perché non vogliamo, non si può giustificare poi
una non integrazione estetica per la salvaguardia dei principi biologici, ma neanche il contrario. Quindi si sono addirittura inserite delle prove degli abutment prefresati. Il digitale anche in questo caso contribuisce in maniera importante, perché gli abutment customizzati sono dei pezzi veramente notevoli dal punto di vista della qualità. I software ci permettono di locare il margine protesico con estrema precisione, perché possiamo avere la gengiva in trasparenza. Le macchine, i fresatori computerizzati realizzano questi pezzi in maniera ottimale, sono sicuramente superiori a quelli che noi possiamo fare in laboratorio come qualità di lavorazione, per cui abbiamo cercato mille modi per controllare. Poi è arrivato anche nella protesi sempiante il maestrale sardo, e io ho partecipato a questo ho cavalcato questo vento, e praticamente abbiamo eliminato la linea di finitura. Quindi ho cominciato a dire esattamente il contrario. Gli abutment sono passati da tradizionali, quindi a margine definito, ad abutment invece senza linea di finitura, collegati anche al concetto della platform switching. E quindi anche in questo caso, e anche nell'implanto protesi, sono stati inseriti tutti i principi della tecnica BOPT, cioè quali? Quelli di posizionare un margine protesico con una priorità gengivale e di costruire un profilo emergente che nulla c'entri con la geometria dell'abutment, quindi senza soluzione di continuità. Abbiamo ridotto il volume dell'abutment in area intrasulculare, e più si riduce il volume dell'abutment, più spazio lasciamo a disposizione dei tessuti molli per implantare, e quindi contribuendo al fatto di averli un pochino più spessi, un pochino più stabili, per cercare, perché le due cose sono direttamente proporzionali. La geometria, l'anatomia emergente non è più abutment e dente, ma è soltanto dente, quindi è nella corona protesica. Quindi le anatomie, il rapporto tra la geometria degli abutment e le corone non c'è più. Ok? Cioè, le cose cambiano a seconda della posizione e dell'inclinazione dell'impianto rispetto alla morfologia ideale di quella corona. E non dobbiamo spaventarci se troviamo questa sorta di incongruenze, cioè di cambiamenti repentini di geometria dall'abutment alla corona. E fate caso a come nascono le corone con abutment verticali. Questa geometria qui, quindi di nascere completamente verticali, addirittura a clessidra, e poi improvvisamente parte il profilo emergente, possono essere realizzati sia se la protesi è di tipo cementata, sia se la protesi è di tipo avvitata. Cioè, tra le due, morfologicamente non cambia nulla. Rimanendo in ambito della protesi cementata, chiaramente se in catalogo abbiamo delle componenti che prevedono il margine protesico, possiamo tranquillamente trasformarli, anche se per me trasformarli significa rovinarli, ma comunque le aziende che si rispettino hanno in catalogo dei pezzi realizzati in maniera magistrale, che in laboratorio devono essere minimamente ritoccati. Comunque, anche quando il caso è complesso e quindi si scelgono delle componenti che non hanno la caratteristica desiderata, io per esempio scelgo molto spesso degli abutment predeterminati, dritti o angolati, li posiziono secondo un asse neutro, scelgo un asse neutro e con una fresa a 0 gradi inizio a preparare gli abutment che vengono trasformati, e diventano così, diventano una sorta di troncoconi dove il margine protesico, come vedete, verrà, non ha nessun repere, non ha nessun riferimento, e verrà posizionato con dei criteri di tipo gengivali. Io sono avvezzo alla modifica dei tessuti molli preimplantari perché, vi ripeto, dal 1990, cioè dai primi casi che io ho realizzato con Gaetano Calesini, io sono stato sempre abituato, su sua indicazione, a modificare i tessuti molli preimplantari, perché volevamo dare agli stessi fare in modo che si conformassero intorno alla corona, perché da un punto di vista morfologico la condizione implanto protesica è una condizione di maggiore compromissione, ok? Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo maggiore per andare a cercare un'armonia dento gengivale. Quindi i tessuti molli per implantari possono essere modificati, a volte un pochino meno, perché mi è stato spiegato
che sono dei, possono presentare in alcune zone, è tessuto cicatriziale, perché c'è comunque una cicatrice in alcune zone di questo del tessuto, e la zona dove è cicatriziale è meno condizionabile, perché il tessuto cicatriziale è un pochino più rigido rispetto al tessuto non cicatriziale. E queste cose qui non le governo io, non le so io che sono odontotecnico, è il feedback, la sintonia con il clinico. Quindi io posso fare mille proposte, però poi il clinico guida e determina se la mia proposta anatomica è adeguata da un punto di vista biologico. Io ho sempre bisogno del clinico, del feedback del clinico. Il contorno coronale protesico lo realizzo in maniera ideale, perché un conto è lavorare sul modello, un conto è poi lavorare in bocca. Allora, quando mi arriva un caso come questo, qual è il mio obiettivo? Di non far apparire differenze tra l'elemento implantoprotesico e l'elemento protesico. Questo vi assicuro che è già un gran bel obiettivo, un gran bel traguardo per la protesi su impianti, cioè quella di somigliare alla protesi su denti. Quindi che cosa succede? Magari vedo che una parabola può essere è distonica, ha bisogno di un condizionamento maggiore, quindi io vado lì sul modello e me la imposto in maniera ideale, ok, il rapporto ai denti accanto, che siano essi protesici o naturali, e poi ci metto il mio profilo emergente, ok, ci metto la mia ceramica, e a volte e può accadere di avere questo tipo di situazione, ok, dove l'incremento del profilo è un po' inquietante visto in laboratorio, però io sono sempre tranquillo, perché ho dall'altra parte un clinico che può anche all'ultimo momento, cioè quando arriva il lavoro definitivo pronto da montare, decidere che quella mia proposta è estrema e tornare un pochino indietro. Guardate che ci vuole un attimo eventualmente a ritoccare un pochino un profilo emergente, rilucidare e consegnare il lavoro. Quindi non stiamo parlando di chissà quale manovra, di chissà quale danneggiamento. Io metto tutto insieme in maniera ideale, ok? Quindi secondo me la parabola di questo canino aveva bisogno di questo incremento, perché la metto in armonia con l'apice della parabola del controlaterale, del laterale, del premolare accanto, e do una mia impostazione di questa estetica. E poi passo la palla all'odontoiatra. E se l'odontoiatra pensa che non è un problema biologico, perché c'è la possibilità di biomantenibilità di questo profilo, lo lascia lì e vediamo che un dente su impianti può nascere come un dente su preparazione. In certe circostanze può essere addirittura più bello, perché abbiamo magari un pochino più di traslucenza nella zona cervicale. Io sono sempre dell'idea che l'odontoiatra deve essere comunque l'ultimo che determina certe cose. E certe volte anche il primo. Io, guardate Stefano che cosa ha fatto insieme a me, cioè l'ha fatto lui, io ero lì, cioè la seconda volta che mi fa un regalo di questo genere, cioè che cosa abbiamo delle dirette sulla stratificazione, sulla gestione protesica del nostro restauro. Insomma, è sempre una bellissima esperienza. Devo dire che non è facile per niente. Lui arriva con una tecnologia clamorosa, e diciamo che io quello che apprezzo di questo partner è proprio la simbiosi che c'ha il dottor Lombardo tra la professione dell'odontoiatria e la tecnologia. E questa simbiosi permette una didattica invidiabile. Io non ho mai fatto queste cose da solo. Mi attiverò, magari diventerò bravino, perché dai mi contagia. Ti faccio da garzone, Anto. Da garzone, sì. Vengo a fare il garzone. Questi regalini, lui fa le nottate montando i suoi video. E, che dire, grazie ancora. E, grazie sempre. Sì, grazie a te. Ti ripasso la palla. Bene. E ci risentiamo tra qualche minuto. Vabbè, con qualche hard disk un po' intasato. Sì. Però... E alla fine che cosa vuol dire? Ogni caso, devo dire che oggi è raro che facciamo full arch. Magari facciamo riabilitazione delle arcate intere di bocche complete, ma devo dire che nella pratica quotidiana sono sempre riabilitazioni piccole. Per questo che vi dicevo, occhio, perché lo scanner serve. Guardate quel ponte come va poi su clinicamente. Guardate quella discromia
del 21 e del 22. No, vedevo in chat qualcuno chiedeva ma come ha fatto poi a correggerla, ma lì non c'è una magia, o usando il metallo o usando una zirconia, magari scegliendo una zirconia, un materiale non traslucente, quindi un opaco bianco, si può andare a, grazie al fatto che si è spessito il tessuto, si può andare a mascherare quella forte discromia. Quindi non è tanto, era tra le domande, Anto, ti anticipo un po', poi sì, magari se vuoi dare qualche dettaglio in più a fine della presentazione. Ci dobbiamo fare degli scrupoli, lui ha, e non ve lo dico io, dei trucchi, quando cede metallo, cede il nero, lui fa qualcosa di particolare anche nella zirconia per aumentare l'effetto mask, ma quello che conta è aver creato un contorno che possa proteggerle, quindi lo sappiamo, c'è in letteratura, più è spesso il biotipo gengivale e più non traspare il metallo del titanio, degli impianti, delle radici discromiche, di quello che è il nostro pane quotidiano. Per finire sugli impianti, abbiamo praticamente quasi finito ragazzi, tenete duro, il goal qual è? Io ci gioco molto perché faccio tanta chirurgia a carico immediato e per me e questo è il momento forse più semplice, perché è molto più difficile giocare con delle parabole esistenti, non chirurgiche, protesiche, del dente naturale, di quanto invece mi trovo a scompaginare un paziente edentulo o un paziente dentato con una dentatura terminale e nel giro di 24 ore andargli a dare una forma, in questo caso Giannino La Pomarda, mio caro amico e collaboratore, anche lui, soprattutto per i carichi immediati, perché siamo qua vicini di casa, con Roma è un po' difficile gestire queste situazioni, però quello che chiedo al tecnico in queste situazioni è struttura solida, robusta, quindi Columbus Bridge Protocol del professor Pera, Tiziano Tealdo, tutto il team dell'Università di Genova con cui ho la fortuna di collaborare, e quando posso, quando non mi serve una protesi ortopedica rosa, voglio le parabole con gli Zenith Distabili, con gli Obetic, già con una forma detergibile, perché io in quella giornata determino i miei siti intermedi. E ripeto, è molto più semplice e evidente in implantologia di quanto lo sia poi nella protesi naturale. C'è un problema, e non posso farvi vedere i casi completi, vi facciamo vedere qualche pillola, io Antonello, di come trasmettere poi queste informazioni. Perché se la parabola attorno a un dente naturale sta lì, un po' si sposta perché la spiazziamo con i fili retrattori, quindi Antonello ha tutto in testa e riesce a ricreare un'architettura corretta, beh, sugli impianti abbiamo da sempre un certo obbligo, quindi sul dente singolo andiamo magari a modificare il pick up con della pattern o con del composito per dare la forma del tessuto, perché sappiamo tutti che quando noi svitiamo la nostra struttura avvitata, quei tessuti che ci guardano con quelle parabole nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora collassano e non riusciamo a trasmettere questa informazione al tecnico. Quindi per il tecnico un conto è ottenere una situazione che è quella che io vedo soltanto nell'istante in cui rimuovo la mia protesi avvitata dalla bocca, quindi lui ha da lì veramente soltanto da fare alcune correzioni, quelle che lui ritiene opportune per dare il massimo della simmetria e dell'estetica, e un altro conto è con una protesi, con un approccio tradizionale all'impronta, con un silicone anche, ma che passa qualche minuto per lo splintaggio del pick-up, insomma ci sono tutta una serie di procedure che in parte vi farò vedere, ma che fa collassare i tessuti. Ora, questa esigenza io l'ho sempre cercata, in modo molto analogico la trasferivo al team di allora, si erano occupati Molinelli, Massimiliano Rossi, Andrea Villa per la parte poi estetica di questo caso, ma non perdiamoci nella realizzazione. Oggi il CAD ci aiuta tantissimo in queste strutture abitate. Antonello è un maestro della monofusione, ha pubblicato degli articoli importanti su quella che è la fedeltà della monofusione, però io penso che su 6-8 impianti che possono essere un overtreatment per un'arcata, realizzare una struttura passiva abitata, e oggi il CAD, lì la macchina ci dà una gran mano. Ci potrebbe dare anche una mano lo stampare magari materiali, quindi ottenuta una forma corretta e funzionale, non perderla e quindi non ceramizzare tutto di nuovo da capo, ma stampare magari dei compositi. Questo per la protesi, se vogliamo, un pochettino più entry level, potrebbe darci questo tipo di risultato. Quindi qua Andrea Villa col sistema VertiSystem aveva stampato il composito su quelle bellissime strutture fresate dal centro di fresatura di Anau, della Culsa, quindi veramente bellissime, perfette. Ma lo scopo qual era? E questo è la protesi avvitata, secondo me, ragazzi. Quando non abbiamo i cementi,
e raramente noi facciamo questa manovra, solo più che altro per motivi didattici. Quando andiamo a staccare, dopo aver svitato le nostre prozze, nel momento in cui stacchiamo, nel vero senso della parola, c'è qualche piccolo gemizio, ma perché si strappa l'attacco epiteliale che si è formato. Sullo zirconio è ancora più evidente, ma anche sul composito si può riformare, se ben lucido, una sorta di attacco epiteliale. E quindi quando abbiamo queste situazioni abitate, passive, precise, stabili, e magari abbiamo anche la possibilità di avere delle alternative oggi alla ceramica. Certo, oggi il composito non è un'alternativa alla ceramica, soprattutto nei casi più estetici, però diciamo che per i pazienti che perdono propriocezione e non hanno più un gran controllo, diciamo che la ceramica da rivestimento felspatica, qualche chipping ogni tanto, se proprio non abbiamo imbroccato tutte le cose, o se il paziente è particolarmente distratto, può avvenire. Guardate, dopo 5 anni il composito che aspetto ha coi tessuti, e a me piace sempre fare migliaia di foto con tutte le condizioni di illuminazione più svariate per dimostrare come anche il composito può giocare la sua, soprattutto nei full arch, magari dove non vogliamo correre tanti rischi. Ma vi prego di alzare un attimino il volume. Il goal della protesi fissa abitata sull'arcata con cui andiamo a chiudere la nostra relazione è questo, è sentire questo rumore qua. Quando noi adattiamo e proviamo già sul modello, ma lo deve fare anche in bocca, quando adattiamo le nostre strutture e lavoriamo con un centro di fresatura serie, il test di Sheffield, il test di Gem, cioè il one screw test, abitato una vite, deve essere tutto lì, passivo e preciso. Quello è l'inizio del vostro goal, perché se la struttura è perfetta, voi potete poi ceramizzare o fare dei monoliti o stampare in composito. E questo è un caso che abbiamo in corso con Antonello, un po' disperato, non vi vogliamo far vedere nulla, ma soltanto il paragone che vi facevo prima. Qui con Anto abbiamo provato, abbiamo già le strutture pronte, ma il grosso goal oggi qual è? È che non perdo più tempo, come facevo una volta, a fare, dopo aver fatto l'impronta tradizionale, in una seduta successiva una mascherina per rilevare la forma dei tessuti. Bene, oggi con Antonello e con un suo fido collaboratore, Luca Quaresima, fino a ieri ci siamo mandati i file che in parte ho introdotto, vi faccio vedere adesso. Oggi il team ha uno strumento potentissimo di dialogo, ed è il digitale, perché in un attimo lui mi manda un viewer e mi dice: guarda, ho fatto questa modellazione. Antonello mi chiede: guarda, ho fatto queste forme, ti piacciono? No, guarda, comprimi un po' di più la parabola dell'11, magari quella del 21 rilascia. Insomma, l'interfaccia è molto più immediata. Ma la cosa bella è che con gli scanner, ad esempio, se non ci vogliamo ancora fidare della posizione interimplantare, possiamo però sfruttarli per cosa? Perché appena svitiamo, se scansioniamo la forma dei tessuti e del provvisorio, abbiamo una serie di file al tecnico che poi possono essere matchati, e dal match di questi file che cosa si ottiene? Si ottiene la sovrapposizione delle due letture, una questa, quella che vedete, quella del silicone, quindi con le gengive già, se vogliamo, un po' ammosciate, collassate sulle nostre parabole, e invece l'associazione in verde, come vedete, quella della scansione, che invece è fatta nell'istante in cui è stato rimosso. Quindi questo è un bel vantaggio, perché se poi loro in sezione vanno a giocarsi i decimi di millimetro, possono capire bene, e sovrapporre anche magari la forma dei provvisori, possono capire bene come ottimizzare la creazione del perimetro esterno, da cui ricavare, per chi vuole, dei monoliti. Abbiamo visto i webinar di Fortunato Alfonso e del professor Barone, fanno delle strutture in zirconia bellissime. Anto, dimmi poi anche la tua in merito. Noi siamo molto più tradizionalisti, ci piace dare estetica stratificando felspatica, ma che sia il supporto un cromo cobalto come quello che abbiamo ottenuto per questa paziente, o che sia una zirconia come in questo caso che adesso vi mostriamo, devo dire che a noi piace quello che si può ottenere con le mani, cioè con una personalizzazione estetica, anche se il mondo sta andando verso quella standardizzazione di cui parlavamo prima. E questo è l'ultimo caso con cui chiudiamo la relazione, di cui non vi parlo della progettazione, della fase chirurgica, ma vi faccio vedere soltanto due cose sull'impronta. Diverse revisioni dicono che splintare i pick-up non è così fondamentale, e probabilmente concordo, però devo dire che i pick-up, se non hanno una forma molto ritentiva e se il materiale d'impronta che utilizzate non è così rigido, sono abbandonati in un materiale d'impronta, e anche solo nell'abitare l'analogo in laboratorio si può dare qualche piccola distorsione. Quindi io devo dire che da sempre splinto tutto bene, e bene vuol dire non far contrarre un botto di resina in bocca, quindi vuol dire avere delle bacchette già prepolimerizzate con della resina foto, diminuire quindi la contrazione tantissimo. In bocca non si deve contrarre nulla, quello che viene
solidarizzato e splintato in bocca deve essere poi una cosa stabile. E cosa c'è di più stabile nel trasferire l'impronta? Beh, o è il gesso extra duro, come quell'articolo che vi ho fatto scorrere 2 secondi fa dell'Università di Genova con il professor Pere, Laminini, Pesce e tutti gli altri. Il gesso rimane il nostro gold standard, ma spesso molti clinici non giocano col gesso, se non nella fase magari del giorno della chirurgia con il lembo aperto per diminuire un po' di interazioni dei materiali da impronta con le ferite chirurgiche. Ma noi dobbiamo avere un buon materiale da impronta, durezza shore elevatissima, il levi del Flexitime, 84-85 di shore, quindi è veramente di shore A, veramente tosto, una pietra quasi come il polietere, anzi forse di più, e è soltanto un'avvertenza. L'amico Ernesto Lee della Penn University, da poco non più in cattedra, ma ha sempre insegnato protesi fissa all'Università di Filadelfia, adesso si è spostato su New York, ha fatto questa revisione importante della letteratura in cui dice: occhio ragazzi, se fate protesi su impianti, quando avete più di 3 impianti, se non volete splintarli, dovete almeno, ed obbligo, e la letteratura lo dimostra, prendere dei transfer con una tecnica open tray, quindi porta impronta, forato, aperto e transfer pick up. Questo sì fa la differenza. E trasferendo questo al nostro tecnico, il tecnico potrà andare avanti. Allora, due parole sulla tecnica di stratificazione, perché comunque... La bellezza dei nostri restauri dipende moltissimo da questa modalità. Il mondo è molto cambiato in laboratorio con l'avvento del digitale, cambierà sempre di più perché i materiali che avremo nei nostri software, nei nostri fresatori saranno sempre di più. Però per ora noi continuiamo ad amare, e noi intendo io, intendo Stefano, quindi la comunità odontoiatrica e odontotecnica continua ad amare molto un certo approccio, cioè quello della individualizzazione. Le tecniche di stratificazione negli anni si sono molto raffinate, si sono raffinati i materiali perché le aziende hanno capito che c'è un'esigenza estetica diversa, ma questo vi parlo degli ultimi 25 anni, e ci siamo raffinati noi come operatori, per cui oggi possiamo attingere a dei assortimenti che permettono veramente delle ottime performance, possiamo costruire qualsiasi composizione cromatica presente nella bocca dei nostri pazienti, individualizzare al meglio, sia lavorando con una base neutra di zirconio piuttosto che con una infiltrazione della stessa zirconia, lavorare con tecniche molto raffinate dove noi andiamo a dare una base cromatica interna e costruiamo praticamente il dente artificiale così come cromaticamente è costruito il dente naturale, cioè come il colore del dente viene dal suo interno e si riflette attraverso lo smalto. Come possiamo imitare questa caratteristica? Costruendolo nello stesso modo. Abbiamo bisogno di materiali performanti, quindi di traslucenze. A volte la struttura deve opacizzare, a volte la struttura invece deve essere maggiormente deve interagire maggiormente con la luce. Andiamo a dare una saturazione con una massa base, costruiamo le nostre alternanze di dentine, inseriamo gli effetti incisali con alternanza di masse opache e masse traslucide colorate all'interno del margine incisale, copriamo il nostro body con il nostro corpo del dente con un body traslucente, alterniamo smalti trasparenti, e abbiamo nei social si possono apprezzare dei ceramisti di elevata scaltrezza e di elevatissima raffinatezza, quindi è uno stimolo continuo, per cui riusciamo ad avere, paghiamo un pochino il pedaggio condensare più la ceramica, ma questo ormai lo viviamo da circa 30 anni, però poi arriviamo ad ottenere delle combinazioni cromatiche di tutto rispetto e di tutta qualità, per cercare di dare che cosa? Il nostro contributo, il nostro valore aggiunto a quello che è il tutto quello che è stato fatto dal clinico. Stefano mi si è raccomandato ieri, mi ha detto: Anto, mi raccomando, metti la versione più breve. E Antonello non ha messo la versione più breve, come al solito. Mi sa che il volume è troppo alto, vero? No, è perfetto, lascialo, visto che l'hai messa sempre, ti piace Sting a sto punto? Sì, allora. Mi piace, ma guarda, mi sono dimenticato, perché poi alla fine era 00:30 e ho detto come al solito, forse devo vedere. Comunque anche qui Stefano 2 anni fa, 3 anni fa è stato splendido, perché
è rimasto diverse ore dietro di me per cercare di immortalare che cosa? La nostra arte manuale, ok? La possibilità di controllare della posizione delle masse, di dare una composizione raffinata e sofisticata alla stratificazione, perché questo è un valore aggiunto che noi diamo al restauro, al manufatto. Vogliamo che anche voi odontoiatri possiate apprezzare. E guardate, voglio farci un augurio. Io spero che ci siano sempre degli odontoiatri innamorati della individualizzazione dei manufatti protesici, perché il digitale è andato molto avanti, ma il digitale ci dà standard, ci dà i pezzi tutti uguali, pezzi che poi hanno necessità di essere un po' individualizzati da noi. E in questo chiaramente il ruolo della ceramica stratificata è un ruolo determinante. Che cosa dire? Abbiamo iniziato parlando di gengive naturali e la finiamo facendo vedere gengive artificiali. Non so com'è la qualità dell'audio, però io mi zittirei anche un po' per goderci Sting. Non so come si sente. Ah, si sente basso. Comunque si sente. Bene. Io condivido le parole di Anto, cioè io mi auguro che ci sia ancora una buona fetta di odontoiatria che guardi con ammirazione quello che può essere ricreato, perché soprattutto in questi casi dove non è il dente singolo, perché sul dente singolo, diciamocela tutta, è difficilissimo, ma bisogna giocarsi pochi parametri, quelli coronali. Ecco, io penso che invece nella riabilitazione arcata completa con una protesi ortopedica come questa, in cui bisogna anche ricreare tutto un contorno di tessuti duri e molli, cioè noi stiamo facendo una protesi sublime al paziente, è un servizio importante. Questi pazienti gravemente mutilati da queste atrofie ossee ricevono non soltanto poi
dei denti che, come dicevamo prima, stampano la loro forma sulla gengiva. Anzi, qua il concetto viene praticamente opposto, attenzione, perché quella stampa che abbiamo cercato che condizioni, o meglio, che supporti la gengiva lì a rimanere appollaiata alle nostre forme protesiche, in questo tipo di riabilitazioni, io e Anto siamo abbastanza concordi, che sono bellissime se i tessuti periorali sono al loro posto, ma possono diventare un po' delicate per i pazienti che meno abilità hanno a tenere un grado di detrazione ottimale. Quindi, soprattutto visto che questo tipo di protesi spesso sono in pazienti magari geriatrici, defedati, con una serie di patologie coesistenti, per cui l'abilità manuale viene anche meno, io aborro quando, con Anto, correggimi se sbaglio, vediamo delle riabilitazioni full arch bellissime che vanno a finire sulla gengiva con un abbraccio concavo per sfumare, non far vedere quasi neanche la linea di dove finisce la Toronto, e alla fine si tratta di una protesi avvitata su 4 o 6 birilli, e dove inizia la gengiva. Beh, quello secondo me è un errore gravissimo, perché lì o si fa questo approccio con una parte rimovibile, tipo overdenture, allora il paziente può rimuovere, detergere e rimettere, oppure con un approccio econometrico, che se non i pazienti, almeno noi ogni tanto possiamo andarla a rimuovere, o se no questa per noi, Anto, correggimi, è protesi fissa. Quindi laddove ci sono zone edentule, noi siamo attenti a far sì, esatto, che abbiano una forma ovoidale, mai concava verso le gengive, ma sempre convessa, e qualche buchino lo lasciamo perché lì il paziente ci dovrà passare per forza gli scovolini, i fili spugnati, perché sennò queste protesi non si possono detergere. Quindi avremmo fatto un capolavoro, quanto noi l'ha fatta una roba bellissima, senza mai vedere il paziente ha fatto una gengiva, un freno, una buccia d'arancia, che era proprio quella del paziente, ma se non consentiamo noi a questo paziente di riuscire a detergere quella convessità ovoidale dell'elemento intermedio, beh, lì allora crescerà di tutto sotto queste protesi e non possiamo nel tempo avere i follow-up che noi abbiamo. Io ho rimosso per diletto dopo 2 anni la protesi, generalmente cerco, se su MUA sono molto più tranquillo, ma se sono testa impianto cerco di non staccarla più, quindi con i pad che mi portano un gradino più su, ogni tanto rimuoviamo, valutiamo e andiamo a pulire. Ma questa è l'immagine, la gengiva una volta ancora si è spalmata su quella che è la forma che ha dato Antonello, e lì sta bella in salute, solo a patto che non sia indetergibile. Quindi riassumiamo la nostra relazione con quanto il digitale sia oggi veramente così, cioè le procedure sono ibride, quindi viva le nuove leve, il laboratorio, come Antonello ha un sacco di collaboratori, molti dei quali giovani, Luca Quaresimo di quelli, ma molti altri, si dedicano anche a implementare l'approccio digitale. Le tecniche di impronta sono fondamentali, io penso che un bravo protesista, se non sa prendere una bella impronta, deve in qualche modo cambiare il suo approccio. Non vi ho fatto vedere granché, ma oggi molta della protesi che è diventata avvitata grazie alla correzione dell'angolo può essere tale anche quando c'è un piccola disparallelismo dell'impianto rispetto alla posizione protesica ideale, e avete visto quanto, grazie ad Antonello e Ignazio, sfruttiamo l'approccio BOPT e FederAge su denti e impianti, su come ci stiamo invece comportando sugli impianti, stiamo spostandoci dal bone level al tissue level, il Prama è uno degli impianti che ci ha dato la possibilità di far questo, e di quanto invece adoriamo gestire i tessuti molli per dare stabilità e un aspetto estetico a questi. Poi composito, ceramica, la vedremo. Io approfitto per ringraziare tutto il mio staff, le ragazze che mi supportano ogni giorno nella mia struttura, quindi grazie a loro e a tutti i miei collaboratori può esserci quello che vi abbiamo fatto vedere oggi, quindi grazie, un ricordo carissimo e vivissimo va a Tony Billet, il nostro Billo che ci ha lasciato all'inizio per questo maledetto Covid, ha veramente lasciato una ferita insanabile, quindi questo mese e mezzo spessissimo penso a Tony. Tony era attaccatissimo anche ad Anto, ci ha presentato e ci ha accompagnato in diversi eventi pubblici e privati con la sua solita simpatia e con la sua voglia veramente di condividere in modo appassionato come pochi altri, è veramente un tecnico vecchio stampo, bravissimo. Per chi volesse seguirci, me e Antonello ha una nuova pagina Facebook tutta dedicata, la trovate qui, e anche io sono presente sui social, YouTube, Facebook, Instagram, siamo tutti lì, e Anto ti lascio la parola se vuoi parlare. Io vorrei concludere ringraziando
chi c'ha, i padroni di casa, chi ci ha ospitato. Quindi io, tutti gli amici della Culser, Renzo, ho sentito che c'era anche Carlo collegato, quindi Carlo Cuomo, ho visto collegato Carlo Russo, quindi grazie agli amici della Culser che da diverso tempo comunque ci coccolano e con i quali sì, alla fine siamo diventati un po' amici. Hai ragione Renzo. Quindi un abbraccio a tutti e a risentirci. Siamo a disposizione per le domande. Io le ho tutte viste, quelle per me. Sono pronto. Antonello, io voglio ringraziare sia te che Stefano a nome di Culser per questa bellissima relazione. Vado a prendere le domande. La prima per Antonello. Autolucentezza ceramica a temperatura B. Come allunga e riallinea parabole gengivali nei provvisori prelimati? Sì, allora questa sì, è la prima domanda. Una, la prima, la A, l'autolucentezza ceramica a temperature, e la seconda, allora, come allunga e riallinea parabole gengivali sul provvisorio prelimato. Allora, questo dovrebbe essere Ben. Allora, collega, l'autolucentezza della ceramica dipende chiaramente dal materiale che utilizzi, quindi sì, facciamo solo autolucentezza, per cui io, stratificando la ceramica con colorazione dall'interno, l'utilizzo di colori di superficie è praticamente zero, ma questo da 30 anni. Infatti io ho un po' di difficoltà nel gestire i monolitici che vengono pitturati in superficie. Per cui, cosa ti potrei dire? Dipende dalla ceramica che utilizzi per l'autolucentezza. Considera, il criterio più o meno è, se la prima, ti faccio l'esempio, se una prima cottura è 750, per esempio, per un minuto, è possibile che l'ultima cottura, quindi nel caso mio, un gruppo frontale, io utilizzo quattro cotture di correzione più l'autolucentezza, che è la quinta, e quindi devo stare molto attento alle temperature per non andare a degradare la ceramica, perché cinque cotture non sono poche. E molto spesso, per esempio, la cottura finale è leggermente più bassa della prima cottura, con un tempo di permanenza anche inferiore. Però non posso essere molto esaustivo perché dovrei entrare nel merito del materiale specifico. Io non allungo parabole con il provvisorio prelimatura, quello lo fa l'odontoiatra. Io consegno un prelimatura a Stefano e lo fa Stefano, quello di riallineare parabole. Quindi purtroppo non è una domanda per me. E se vuoi intervengo e la chiudo io. Il prelimatura è un aspetto un po' delicato. Quello che dice sempre Ignazio, in parte condivido, è che assolutamente il tecnico dovrebbe esimersi dal creare una sorta di scarto sul gesso, e quindi non deve mai consegnarti un prelimatura, anche qualora decideste in contemporanea di allungare la parabola di un millimetro. Ecco, se quel millimetro lo allunga, ma poi va a cozzare sulla gengiva nel momento in cui ribasate, quell'effetto di provvisorio prelimatura allungato, che ci può anche stare, a volte io devo dire provo anche così e non viene male, l'importante è che sia un po' da contenitore, quindi non arrivi a spingere sulla parabola del margine gengivale, perché eviterebbe alla resina di entrare nel solco e la schiaccerebbe, quindi sarebbe meglio che, anche se decidete di allungarlo, piuttosto di lasciarlo leggermente più aperto. Quindi quello fa da contenitore alla resina, ma lì è tutta la BOPT che andrebbe spiegata un po' bene. Quindi la resina fluida entra, pastosa, entra nel solco, e poi vi ho fatto vedere un abbozzo di video, lì deve essere bravo il clinico a ricolmare quel nuovo profilo e poi andare a tarare quanto deve essere giù profondo nel solco per stampare una forma iniziale. Io dico iniziale perché se il clinico è bravissimo, poi viene quasi mantenuta, ma 9 volte su 10 arriva Antonello che la rende perfetta, perché qualcosina a noi sfugge, noi siamo lì a litigare, a pacioccare con la resina, col paziente che è lì, con la resina che magari si è sporcata di sangue, insomma, non è la stessa cosa che farla su un'impronta di precisione, col solco aperto, con tutta la visione corretta di quelle che sono le parabole, con delle foto di riferimento. Avete visto quante, cioè noi ci intasiamo le cartelle di foto, io, Antonello, qualsiasi team protesico che collabori, il clinico deve vedere bene cosa succede nei vari passaggi in bocca per poi apportare delle piccole modifiche sulle parabole. Spero di averti risposto bene, poi in realtà quello che hai chiesto è la tecnica BOPT in toto, cioè sarebbe un corso da fare. Vai Renzo, vai con le prossime. Allora, nell'altra è un po' più articolata. Volevo chiedere a Di Felice, chiede questa persona, credo che sia un tecnico, nel caso di impronta non leggibile in chiusura,
non per imprecisione del clinico, ma per impossibilità di prendere un'impronta precisa. Si può dire che con questa tecnica di definizione del margine protesico del manufatto abbiamo un aiuto in più nel determinarne lo stesso? Se ho capito dove vuole arrivare, io non metto parola. Appunto, ma io voglio lasciargliela a voi. Intanto ringrazio il collega perché mi ha definito maestro di Felice, quindi il titolo maestro è un titolo molto impegnativo. Non lo so se sono un maestro, perché maestro è una cosa molto seria. Diciamo che ho molta passione, va bene. Ti ringrazio del titolo maestro, collega, ma mi fai una domanda imbarazzante, perché in teoria non esiste la non possibilità di avere un'impronta leggibile. Io non so qual è la situazione in cui è impossibile prendere un'impronta. Forse pazienti che hanno delle problematiche di mobilità, forse sì, in quel caso credo che prendere un'impronta ad un essere umano che abbia problemi di malattie degenerative molto serie, credo che forse questo è l'unico momento in cui un operatore effettivamente potrebbe avere delle difficoltà fisiche di inserire all'interno della bocca di questo essere umano un cucchiaio da impronta e del materiale. E quindi questa forse è l'unica, ma nelle condizioni normali di pazienti in condizioni di salute buona che entrano nello studio odontoiatrico, io non so se non è possibile prendere un'impronta di precisione. Certo che poi dopo un discorso è registrare una linea di finitura a 360 gradi su una serie di pilastri. Diverso è registrare delle pareti verticali. E in questo ti dico quello che io ho vissuto, perché noi abbiamo sempre ambito ad avere delle impronte di precisione, soprattutto quando c'era linea di finitura. E io, che diciamo sono uno che accetta pochi compromessi, però qualche scheletro nell'armadio ce l'ho. Non è che sono lindo e pinto. Per cui ho fatto nella mia carriera, in questi 31 anni, qualche caso su impronte che non potevano essere utilizzate. Perché se io ricevo un'impronta che non legge, sicuramente è all'inizio di una collaborazione, quindi chiamo e rimando indietro l'impronta. Mi è capitato che la seconda impronta fosse peggio della prima. La terza impronta rischi o che va in analisi l'odontoiatra o che il paziente dice cioè o la smettete oppure io cambio studio. E quindi ho fatto qualche lavoro con questa, che sono delle cambiali aperte. Mi sono fatto un'idea da quando lavoro sul verticale. Preparare un dente verticale è più difficile, ma tutto quello che viene dopo è più semplice, compresa la rilevazione di un'impronta. Quindi sicuramente una geometria verticale favorisce una registrazione di impronta, ma non dovrei essere io, c'ho qui Stefano che sicuramente può confermare, insomma. E se vuoi ti aggiungo soltanto una cosa. Io penso che l'impossibilità, più che dal tipo di paziente, di prendere una buona impronta sia da una gestione scorretta del provvisore. Cioè il momento veramente che ti può mettere in difficoltà è quando tu togli il provvisore in fase di impronta, le papille interprossimali sono state invase, ripiene di cemento in eccesso e quindi cominciano a zampillare sangue, e lì magari un bravo protesista se la sgama con astringenti, anestesie specifiche, insomma. Però ecco, non puoi prendere una bella impronta se sei in mezzo al sangue, quindi vuol dire che i tuoi provvisori non hanno funzionato bene o che magari semplicemente non hai tolto bene il cemento tra una medicazione e l'altra. Comunque quello può essere proprio l'indicazione assoluta a non prendere un'impronta, se no tra materiali tradizionali e scanner, a maggior ragione, perché puoi fermarti quando vuoi e ricominciare a acquisire ogni piccola zona che non hai visto, devo dire che devi riuscire a prenderla. Confermo solo le parole di Antonello, che avendo fatto per 15 anni solo chamfer o spalle 50, ecco lì, non avere un materiale da impronta che è in grado di entrare in un sottosquadro vivo, come quello di uno spessore orizzontale, di non avere una resistenza alla lacerazione giusta per poi uscirci, quindi era molto più semplice per l'odontoiatra avere quell'errore, magari leggere l'autopreparazione, ma strapparlo nel momento dell'estrazione. Ecco qui il verticale invece, se non sanguina, il materiale da impronta entra in un cuneo e da un cuneo ci esce facilmente, non si strappa nulla. Quindi se il tecnico è bravo e non lo maneggia malamente, è ancora più semplice, ha ragione Antonello, anche perché
Nel verticale l'ho accennato, non so chi l'ha capito, ma se è vero che durante un orizzontale noi togliamo il filo, cioè mettiamo un filo, andiamo a fare il chamfering, quindi rischiamo di far di nuovo sanguinare qualcosa, nel verticale no, in teoria è più difficile, ma ti giochi tutto la prima volta. Quindi quando sei all'impronta metti solo i fili e basta, non sanguina niente. No, infatti, l'impronta deve essere eccezionale. Mario Semenza, docet. Ciao, infatti Mario. Stefano, qui un collega, non so se odontotecnico, odontoiatra, Domenico Lupoli mi aggiunge alla fine. Antonello, ci sono pazienti con diverse abilità, infatti è quello che ho detto. Probabilmente fare cure odontoiatriche a pazienti con diverse abilità può essere un impedimento a monte di tutto quello che abbiamo detto. Chiaramente questa è una condizione sicuramente molto difficile. Allora, la prossima è sempre per Antonello, e chiede, questo credo collega di Antonello, chiede: quando stratifichi a 360 gradi le corone in zirconia, non ti capitano chipping? Cosa ne pensi delle microstratificazioni vestibolari? Allora, le microstratificazioni vestibolari, la stratificazione a 360 gradi significa comunque avere una struttura che è ben progettata. Io da quando lavoro sul verticale non assottiglio mai la struttura a ridosso del margine. Lascio sempre un microbordino, un collarino di rinforzo, sia a prescindere dal materiale, quindi o metallo o zirconia, non assottigliamo mai proprio per il rischio di frattura. Quindi c'è sempre questo collarino. I spessori della zirconia cerco di non farli scendere al di sotto del range di sicurezza, quindi per i 1200 megapascal ci sono 5 decimi, per mano a mano che si scende di megapascal deve aumentare lo spessore fino ad arrivare al millimetro. Quindi non ceramizzo mai su una struttura tirata sottile, anche sul metallo. L'altra parte, la seconda domanda è la seconda parte della domanda, che ce l'ho, com'era? No, unica, questa è la unica, Antonello. Dice: se stratifichi a 360 gradi le corone in zirconio non ti capita un chipping. Cosa ne pensi della microstratificazione vestibolare? Ah, sì, la microstratificazione è una nuova realtà, nelle mie mani è una nuova realtà, la trovo molto interessante, la trovo utile, l'ho cominciato ad approcciare, è un modo di mettere ceramica molto diversa, però ho iniziato ad approcciarla perché io comunque vado sui social e vedo dei colleghi che sono bravissimi, che hanno uno stile che mi piace moltissimo, con i quali poi mi interfaccio. Noi abbiamo un livello in Italia clamoroso. Io ne cito alcuni, ne cito un paio, ma non me ne vogliano gli altri perché veramente ce ne sono bravi. Però io, per esempio, lo stile di ceramisti di Stefano Lograno e di Arturo Navoni, ad esempio, sono degli stili che a me piacciono moltissimo. E nello specifico il collega Lograno di Bari utilizza proprio la tecnica della microstratificazione e vederla governare in quel modo mi ha fatto venire l'appetito, perché chiaramente da un punto di vista meccanico abbiamo dei vantaggi di avere meno ceramica stratificata e di avere un risultato estetico. Questo è ottenibile però con i materiali di ultima generazione, quindi alcune assortimenti di ceramica, ma in particolare alcune tipologie di zirconia, anche se poi lo può fare con qualunque zirconia, sia quella più dura e quindi meno traslucida che quella meno dura e quindi più traslucida. Ok, andiamo alla prossima. Questo credo che sia per Stefano. Sì, c'è un metodo per cui si può definire dove posizionare il margine protesico? È così, nuda e cruda. È così. Sarebbe, c'è un metodo per cui noi sappiamo dove posizionare il margine protesico. Allora ragazzi, la determinazione del margine protesico, immagino il collega si riferisse ai denti naturali, perché sugli impianti, fatto vedere, usciamo con dei pilastri e poi diamo una forma che più o meno il concetto è sempre lo stesso, solo che sull'impianto abbiamo più stoffa generalmente, c'è più tessuto attorno. Sul dente naturale, dove mettere il margine protesico è dalla letteratura classica della protesi fissa si evince che il metodo più sicuro è stare paramarginali, quindi in teoria i canoni fondamentali della protesi fissa ci mettono dei margini juxtagengivali. Ogni qualvolta entriamo
con dei margini sottogengivali andiamo a prenderci dei rischi con dei vantaggi notevoli, come avete visto, di modellare. Quindi se vuoi la risposta flash è dipende, come mi ha insegnato il professor Mela, dipende sempre da qualcosa. Fondamentalmente per noi come team da cosa dipende? Da dove vuoi raggiungere l'estetica finale? Quindi il margine è in parte dettato dalla simmetrizzazione, dalla simmetria delle parabole, quindi quello è il nostro goal, ottenere parabole speculari. Quindi noi partiamo da lì. Abbiamo però un riscontro biologico, nel senso che quello posso darglielo io nel momento in cui lui mi manda una prova, io gli do tutto il solco che leggo, lui mi manda una prova, il tecnico deve poter azzardare la sua linea perfetta, io devo provarla. E se la risposta vera alla domanda è dipende da quanto è ampio il solco e da quanto ti puoi avvicinare al bone crest, non più di 2,5 mm. Quindi vuol dire che nelle zone interprossimali dovrei essere molto scaltro a stare fuori, a stare più lontano possibile, perché lì i picchi interprossimali sono molto più alti. Ecco, magari nella parabola proprio vestibolare, quella che noi ci spaventa tanto, lì l'osso è molto sottile, però possiamo a volte invadere anche di 1 mm, ma l'importante è che il nostro margine non sia a meno di 2,5 mm/3, come veniva detto una volta, per rispettare quella che è il sistema di attacco sovracrestale. Questa è un po' la risposta scientifica, ma penso quella che sia corretto seguire. Un'altra domanda per te, credo, Stefano, credo che la potete dividere te e Antonello, è di nuovo sui provvisori. Rifinitura e adattamento dei provvisori dopo la preparazione per il condizionamento delle mucose. Come vengono gestiti? Credo che sia tu la persona. È una ripetizione di quella di prima. È molto delicato. Ti rispondo prima io, poi Anto, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, è un po' più particolare. Due mondi sì. Diversi. Se tu prepari su una linea, non hai niente da fare. Ribasi. Se il ribasante e la resina è valida, visto che c'è una domanda, qualcuno mi chiedeva che resina uso, sì, io non possiamo nasconderci, possiamo parlare tranquillamente. Io uso fondamentalmente due resine. Una è un po' più lenta, è la Synthodont, prodotta come Reef dalla Sweden per tanti anni. Comunque va benissimo. La trovo solo un po' lunga, nel senso che la uso per i casi più complessi in cui ho 12 elementi da ribasare. Se ho bisogno un po' più di velocità nella fase di ribasatura, trovo un materiale eccezionale, quella della GC, la Unifast, quindi uso fondamentalmente quelle due resine. E come gestisco i provvisori, ti stavo dicendo, se è una linea, ribaso, la ribasatura deve essere un'impronta praticamente, io devo leggere il solco e anche un pochettino di oltre preparazione, rifinisco, stop. Se invece è una parete, e lì c'è tutto il concetto di ribaso una volta, mi rimarrà uno zaffo all'interno del solco, il margine gengivale libero, ecco, in quella trincea va colmata, va modellata, va riprovata, è tutto un procedimento un po' delicato, non si può spiegare a parole in 2 minuti. È la procedura protesica ideata da Ignazio Loi assieme a Antonello Di Felice, che va un po' studiata e rivista magari vis-à-vis. E la prossima sempre per Antonello: come gestisci la forte discromia nel caso illustrato da Stefano per il Metal Free? Credo che si riferisca al caso che ha fatto vedere Stefano proprio di Metal Free, quindi questa discromia. Allora, il problema della discromia è un problema molto frequente per l'estetica. Io, diciamo, paghiamo un po' tutti un prezzo, perché se io, allora, se guardiamo i denti naturali e l'interazione con la luce, il dente naturale ce l'ha, quindi è un corpo traslucido, non è completamente opaco e interagisce con la luce. Noi vorremmo materiali simili, ce l'abbiamo da quando c'è il digitale, abbiamo dei materiali molto performanti che però risentono di quello che c'è sotto. Se sotto c'è discromia, sia essa dente naturale discromico piuttosto che un pilastro implantare, non c'è nulla da fare, dobbiamo schermare. Come schermiamo? Ci sono due modi, o utilizzando una zirconia opaca oppure opacizzando all'interno una zirconia traslucida. Però purtroppo poi paghiamo un pedaggio, perché se lo spessore della ceramica da rivestimento non va oltre un quantum, secondo me oltre il millimetro, la ceramica risulterà opaca, poco traslucida, e ogni tanto, e ce l'abbiamo questo problema di petaggio, di limitazione nell'interazione con la luce, che si evidenzia soprattutto nella realizzazione di elementi singoli. Nel caso che ha fatto vedere Stefano, io ho l'occhio critico, noi siamo gli addetti ai lavori, per cui io lo vedo comunque che c'è un riflesso che non ci piace, ma non ci sono riuscito a fare cosa? A schermarlo completamente, perché lo spessore a disposizione non è così favorevole, perché lui non è che può demolire un dente perché c'ha la discromia, capite? Io ci ho messo sicuramente una zirconia
opacizzante, la traslucenza nel medio cervicale è un po' penalizzante, ma non se ne esce, non abbiamo una soluzione, purtroppo. La soluzione è un piccolo compromesso da un punto di vista estetico. Fortunatamente viene percepito poco in bocca. Certamente se sono elementi singoli inseriti tra denti naturali, che a volte sembrano dei vetri colorati, allora lì il problema è tosta. Il problema c'è. Bene, una domanda per Stefano. Utilizzare uno split metallico è possibile, visto che hai fatto vedere gli split con della resina? Scusami Renzo, non capisco, lo split è riferito a che cosa? No, il materiale credo per splittare, per bloccare gli impianti, se è possibile utilizzare un materiale. Io grazie. Penso che sia così. Se questa è la domanda, sì, quanto più è rigida la solidarizzazione tra i pick-up, meglio è. Io uso delle bacchette di resina, l'unica cosa che deve essere chiara è che è già polimerizzata, non è che la chiedete quel mattino al laboratorio, deve essere già lì da 48 ore almeno, che abbia fatto tutto il suo processo di contratto, quindi è stabile. E ovviamente il metallo è più rigido, è solo un po' più difficile adattarlo, perché io ho bisogno proprio che ci sia una bacchetta tra un pick up e l'altro che mi faccia da come il ponte a Genova che hanno appena fatto, ecco, quella mia trave di calcestruzzo tra un pilastro e l'altro deve essere già di misura, o se non è di misura in resina me l'adatto facilmente, di metallo è un po' più difficile. Non credo sia utile usare o fili interdentali o fili metallici, quello non serve a niente. Delle belle bacchette di metallo robuste sì, però poi sono difficili da tagliare, da adattare, ecco, quindi sì, volendo poi farlo ci perdi molto più tempo. Ok, bene, una per Antonello. Volevo chiedere Antonello, quando fai chirurgia sul modellino in gesso, come fai ad essere certo della calzata corretta della struttura già per gran parte ceramizzata? Allora, guarda, se quindi ti riferisci alla situazione nella quale io ricolo un modellino anatomico dalla prima e unica impronta. E in quel caso lì effettivamente io non ho una sicurezza, ma neanche mi interessa averla, perché non faccio nessun tipo di controllo io su questo modello. Non controllo l'allineamento, non controllo i contatti prossimali, praticamente appoggio il manufatto su questo modello. Se non mi scende completamente, addirittura taglio a metà i monconi, le preparazioni sul gesso. Il gesso è di tipo 3, quindi praticamente mi lo metto in posizione, è una posizione abbastanza sicura, ma poi io ho il modello master, capito? Infatti io continuo a fare questa sorta di muco gengivale sul gesso, no? Io aggiungo ceramica su questo modello, dopodiché lo tiro fuori da questo modello e mi metto sul modello master, e quindi rinforzo tutta l'area emergente e continuo ad aggiungere, per esempio, gli allineamenti dei margini incisali piuttosto che il rapporto con i denti contigui. Mentre quando si lavora da impronta di posizione, la stessa posizione del manufatto su questo modello è più sicura. Ok, okay. Per Stefano, ok. Conviene prendere un'impronta di posizione per finire il contorno emergente? Ma sì. Penso che abbia appena risposto Antonello. Raramente arriviamo all'impronta di posizione. Okay. Posso dire proprio quando ci arriviamo e sui lavori singoli, dove magari hai tante singole frontali in cui hai qualche piccola inconveniente, o sulla linea mediana, o sui punti di contatto, allora vuoi rifare il 100%, ecco, allora lì nell'impronta di posizione finalmente Anto ha, come diceva lui prima, la certezza che il tessuto non è spiazzato dal filo retrattore, ma è quello che ha appoggiato la corona. Quindi lui ha anche in quel momento il grado di invasione della corona nelle zone interprossimali, ha proprio il controllo di dove l'emergenza protesica è andata a insinuarsi. Su quello è un po' più semplice rifare al limite un po' di chirurgia e fare i piccoli ritocchi, però quasi mai arriviamo all'impronta di posizione. Ecco, provare un bel biscotto ci dà già tante informazioni. Anto, penso che sia... Posso aggiungere un altro parametro di valutazione? Se nel momento in cui un odontoiatra fa la prova del biscotto e nota che c'è una asimmetria dei disegni gengivali che potrebbe essere migliorata, quindi l'interazione protesi gengiva marginale non è ideale, o magari non è ideale quanto il provvisorio,
In quel caso lì può registrare un'impronta di posizione e se il collega di laboratorio ha capito la BOPT può intervenire su quella geometria gengivale lavorando proprio con questa modifica del modello. Molto spesso, per esempio io i casi che ho fatto con Stefano, che faccio con Stefano, trovo frequentemente una tonicità della gengiva e quindi una capacità della gengiva di mantenere il design anche nel momento in cui lui smonta il provvisorio, inserisce dei fili, manipola, quindi deve fare l'impronta. Poi io vedo che la geometria che registra gengivale registrata dall'impronta non è così, come dire, non direi danneggiata, però non si è modificata. E lì c'è bisogno di pochissimo. Lì basta inserire una forma armoniosa, perché già la gengiva di suo. In altre circostanze, invece, mi trovo sul modello una gengiva leggermente più asimmetrica, che forse è una gengiva meno tonica, che nel momento in cui viene smontato il provvisorio che sostiene la forma si modifica un po', e allora lì noi possiamo intervenire maggiormente. Se vuoi concludere, Anto, quello è quando il clinico non si concentra tanto nella ribasatura e rifinitura del provvisorio, a cercare già lì un po' di simmetria. È quello che dicevo prima io. Se il clinico è bravo o si impegna e cerca di avvicinarsi, tu hai solo una piccola correzione da fare. Se invece butta lì il provvisorio, come era, fa solo dei profili di emergenza, l'importante è che guariscano, poi ci pensi tu ti trovi con delle parole, dover correggere molto di più. Però, insomma. Allora, io direi, Stefano, visto che insomma l'ora è ormai, siamo avanti nell'orario, di farne rispondere ancora a due o tre domande e poi chiudere. Io ho visto un paio importanti sulla chat di Zoom. Dimmi la tua, poi io ce ne Allora, questa era: che tecnica di impronta utilizzi in caso di impianti multipli tipo full arch con 5-6 impianti? Poi andiamo su Zoom. Ok, allora, quella è l'unica a cui ho risposto nella presentazione. Io ho l'impronta su impianti è dai tre impianti su, quindi il full arch, quello a cui ti riferisci tu, è Open Tray Technique, con porta impronta rigido, il più rigido che avete da bucare, impianti pick up, e mi piace splintarli per questa mia sicurezza. Forse in passato ho collaborato con alcuni tecnici che magari erano un po' più maldestri nel sistemare l'analogo, e quindi lo splint per me non è tanto per dare questa struttura già legata di pick up, che potrebbe anzi essere una difficoltà nel momento dell'estrazione. Se avete delle connessioni molto profonde, impianti disparalleli, potrebbe essere uno svantaggio quasi. Però è proprio la certezza che da quel momento in poi, anche se si esercita un forte torque sull'analogo per avvitarlo a fondo corsa come deve essere, bene, lui è fermo lì ed è splintato con della resina assieme a tutti gli altri, quindi una bella garanzia per entrambi. E quindi un materiale rigido nel cucchiaio, un heavy, non di meno, un putio heavy, ma io uso solo più heavy del FlexiTime, 84, 12 ore, quanto era, Renzo? 85? No, 70. Una durezza shore elevatissima e metto un po' di ribasante, giusto per dare a Antonello già comunque un po' di idea dei tessuti molli, anche se, come vi ho fatto vedere, dopo che ci ho messo 20 minuti a sprintare tutto, i tessuti molli sono così. Quindi lui vede poco, devo in una seconda battuta o con lo scanner o con quelle mascherine dargli la situazione dei tessuti quando avevano il provvisorio su. Se vuoi andare avanti tu su quelle sulla chat di YouTube. Due che mi avevano incuriosito su Zoom, adesso devo trovarla, una era di... Anch'io ce n'ho un paio su Zoom, sì, l'ho vista. Di... Ce ne sono un po'. Uno era sulla cementazione. Allora, scusate. Comunque, Domenico Marrazzo, non so, alle 12. Non ce l'ho. Io l'ho visto prima, adesso non lo trovo più. Se vado a memoria. Non ce l'ho io quella, non so perché. Questa è una bella domanda, perché se ci si pensa, alla fine la paura potrebbe essere quella. Nel momento in cui tu fresi un moncone e lasci una parete della radice preparata, e poi, come ci hanno insegnato in protesi, in teoria, dove hai passato la fresa, lì dovresti comunque andare a coprire. La sua domanda era: non hai paura che ci sia poi una recidiva cariosa? Allora io ti rispondo in modo, spero che tu sia ancora all'ascolto, ma può servire anche a chi è rimasto in ascolto, in modo molto
scientifico, nel senso che la preparazione verticale, come diceva Anto, è molto difficile da fare. Prima di tutto perché devi seguire l'anatomia, devi averla anche in mente, dei pluri radicolati, quindi è proprio un po' delicato non far scalini, grondaie, non far sottosquadri. Quando tu fai questa preparazione hai soltanto un obiettivo, non fare sottosquadri, creare delle pareti convergenti, coniche, chiamale come vuoi, e finire in quella battuta la preparazione come se tu fossi in una levigatura a cielo aperto. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se tu, è vero, noi prepariamo a cielo coperto, ma è una preparazione chirurgica. Se tu dai per scontato che ogni qualvolta una igienista o un parodontologo vada ad affrontare la superficie radicolare dei tuoi elementi dentali, lì esponi della radice, gratti del cemento, tu tratti comunque con degli strumenti meccanici, a volte anche delle frese, le perioset, non è che lì per forza ci deve essere carie. Quindi l'importante è lasciarla ben lucida, quindi ancora di più che per preparare un margine, la parete del margine, la parete verticale finale deve essere ben lucida, specchio, ed è per questo che Ignazio ha inserito nel kit di preparazione anche le frese gialle, che io sinceramente non utilizzo quasi mai, però è proprio per dare questo concetto di levigare. Questa è la risposta meccanica. Poi ti do anche quella biologica, se vuoi. C'è un articolo molto bello pubblicato sulla rivista nazionale della SEPA, l'associazione di parodontologia, come se fosse la nostra CDP in Spagna, pubblicato dal gruppo di Vera Rodriguez, che non so se oggi pomeriggio forse fanno proprio qualcosina insieme anche Ignazio in questi giorni, in cui hanno fatto uno studio, un'istologia in umano, quindi loro proprio quella zona che noi diciamo di preparare, che poi rimane colma di coagulo e poi si riforma del tessuto, bene, in quelle superfici di radice hanno dimostrato che non solo si riforma il tessuto, quindi non è che solo non si ricaria, vuoi perché è protetta dal connettivo, ma vuoi perché si riforma anche del cemento e del nuovo attacco connettivale. Quindi questa è una spiegazione biologica, nel senso che comunque tu quando fai anche un lembo parodontale di resettiva pura, di magari solo a fini parodontali, tu levighi le radici, le tratti, e non è che poi si cariano. In qualche modo tu puoi ottenere là sopra o attacco epiteliale lungo, oppure se questo articolo ha poi un riscontro nella routine di tutti i giorni, addirittura un nuovo attacco connettivale. Quindi no, sinceramente non mi spaventa il trattare delle superfici radicolari e poi lasciarle non coperte dal manufatto di Antonello. Spero di aver risposto a Marco. Sì, poi c'è un'altra domanda sulla cimentazione, che tipo di cemento utilizzi su denti naturali per la cimentazione? Il discorso della cimentazione è molto ampio, ho seguito un sacco di webinar in merito, ci sarebbe tantissimo da dire, è difficile stringarlo in due parole. Io preferirei chiuderla in due casi opposti. Uno è il caso in cui la mia protesi ha forma di ritenzione e stabilità come da quando sono nato mi hanno insegnato a fare. Quindi se la protesi fissa è protesi fissa, vuol dire che è ritentiva e stabile, che poi sia di metallo, di zirconia, come decide Antonello di farla, a me non importa. Se il moncone, che sia un singolo, un ponte, è ritentivo e stabile e io ho una ceramica non mordenzabile, perché la zirconia alla fine è così, possiamo implementare con diversi stratagemmi, ma è al pari del metallo in quanto a trattamento di superficie quasi, si può con dei primer, con degli adesivi universali come l'A-Bond migliorare un po' le caratteristiche di adesione poi ai cementi, ma in fondo è molto compatta, molto dura e inattaccabile. E quindi a questo punto per me protesi fissa tradizionale non è ossifosfato di zinco, perché non lo uso da anni, ma è una semplificazione, quindi è magari un vetroionomero modificato con resina. Quando invece devo avere qualcosina in più, e quindi ho un moncone magari un po' più conico, un po' più basso, la protesi non è così ritentiva, così stabile, quindi quando devo fare una cimentazione adesiva, ma che non è quella però sottodiga di una ceramica mordenzabile, feldspatica o leucitico, di silicato di litio che sia, quindi quando ho una zirconia fondamentalmente, che mi rendo conto che devo dargli qualcosina in più, beh, lì a quel punto viva i cementi tipo l'A-Bond, l'A-Cem, scusate, il vostro cemento che va benissimo, che è un self-adesive, un cemento composito duale con una componente autoadesiva. Quindi se voglio posso aumentare addirittura l'adesione con un adesivo universale, quindi un trattamento banale sulla superficie dentale e
e dei primer magari e lo stesso i bond sulla zirconia, e quindi sfruttare i plus della cementazione adesiva, ma semplificata, se vogliamo dirla così, perché all'interno di quei solchi delle corone totali andare con una cementazione adesiva classica, la rimozione degli eccessi è veramente un po' indaginosa. Spero di averti risposto. Sì, io Lorenzo, mi direi, ricordi Stefano, d'altro? ce n'è ancora qualcuna, però il tempo è veramente, siamo alle 13:40. Ce n'è una, la Ti facciamo sto dopo. rispondendo Guarda, anche. un'altra, aspetta, c'è un'altra sull'impronta che dice, impronta con guscio in resina come metodo di impronta può essere utilizzato con questo tipo di preparazione verticale? Credo che si riferisca. Tecnica di Casartelli. Io Esattamente, bravo. non l'ho mai adottata. Secondo me, creare questi piccoli porta impronte individuali su queste pareti coniche, non so, Anto, la tua esperienza, però secondo me è una complicazione che a oggi non vale la pena prendere, perché è talmente più semplice che un materiale, veramente questi materiali di nuova generazione hanno una tissutropia, una compatibilità con gli ambienti magari umidi in cui c'è del fluido crevicolare, magari, che è una scorrevolezza tale e una precisione in termini di micron che va al di là delle specifiche ADA, sono assurde rispetto a quello che possono ottenere. Sono molto migliori le caratteristiche di pochi micron che possono rilevare i materiali di oggi, che la trovo una complicazione inutile. Quindi, proprio perché la preparazione verticale dà pochi sottosquadri in fase di impronta, è molto semplice realizzarla con la tecnica sandwich, quindi nello stesso momento materiale rigido nel cucchiaio o un evio, monofase, dipende, e un materiale fluido, il più bel fluido che abbia mai visto, questo lighter, il light flow del FlexiTime, a contatto con le preparazioni, stop. Secondo Un'altra me, velocissima, importante. Stefano, che credo che sia interessante. Timing tra preparazione e impronta. Vabbè, questo è dettato dalla biologia. Abbiamo fatto vedere alcuni casi con Antonello. Allora, se c'è della chirurgia di mezzo, il timing è eterno. Se tu fai una resettiva, un allungamento, se fai qualcosa di chirurgico, aspetti 8-9 mesi, non prima. Invece la procedura protesica proposta da Ignazio Antonello ha semplificato un po' e velocizzato, perché quando riesci a fare a meno della parte chirurgica, tu in teoria dopo un mese puoi prendere l'impronta. Se la tua parabola ha raggiunto la posizione che vuoi, o se proprio non l'hai spostata, tu 3 settimane dopo, 4 settimane per star certi, puoi prendere l'impronta. Se invece continui a andare un po' più in su, un po' più in giù per cercare un livellamento, fino a che non è stabile, ma direi che c'è un limite di 4 settimane, ecco, perché comunque la fresa entra nel solco e crea, volente o nolente, un gingitage, quindi una ferita che ci mette poi biologicamente quelle 3-4 settimane a essere stabile. Anto, vuoi aggiungere qualcosa? Io ho un'altra domanda, l'ultima la facciamo, è provocatoria questa, Ok, perché dice chi scrive, un ex allievo di Porta ce l'ho. Mascarella, No, sì, infatti ce l'hai? volevo rispondere a quella. Ok, Porta infatti io Mascarella, volevo chiudere con questa. Balca, non so bene il tuo nome, comunque ha imparato, penso, a Bologna, dai nostri maestri di paleontologia riconosciuti a livello internazionale, Carnevale, Di Febo, tutti i tecnici Bonfiglioli, Antonello ne parla spesso, e dice che nei controlli a 20-30 anni erano presenti delle recessioni su alcuni alimenti. Sinceramente, voi non avete mai avuto questi problemi? Allora, io rispondo in due modi. Prima di tutto, conosco questa tecnica e la applico con Antonello dal 2012, quindi non posso avere follow-up ventennali, li avrò, li vedrò tra 20 anni. Quello che vedo è l'esperienza di Ignazio prima e poi dei miei casi, che quindi cominciano ad avere 6-7 anni, i più longevi, e che secondo me è diverso, e poi lascio anche la parola a Antonello per dare la sua, l'approccio dello sviluppo del contorno protesico. Cioè, io penso che veramente quello che abbia cambiato l'approccio della BOPT non sia la preparazione, perché è sempre la stessa, quella che Morton Amsterdam alla Payne University aveva insegnato: a andare a cercare o a cielo aperto o a cielo coperto il profilo radicolare, azzerando il profilo di emergenza, azzerando qualsiasi forma anatomica del dente. Bene, se la preparazione è quella, non è cambiato nulla. Un conto è farla su un paziente parodontale in cui si cominciano a togliere delle radici, fare delle rizotomie, delle rizectomie, cioè quindi è un recupero estremo di elementi in cui sei sul tronco radicolare, se non spesso quasi a livello dell'apice, in cui la protesi non ha prerogative estetiche, e quindi io i casi che ho sempre visto presentare devastanti dalla bellezza, della completezza della chirurgia parodontale, della protesi, per
perioprotesi però di questi pazienti, che ho visto anche fisicamente alla Penna, a Filadelfia, quando sono stato diversi mesi lì con loro in reparto. Sono casi che non mirano l'estetica, in cui i bordi sono di metallo, Anto correggimi, lunghi magari un millimetro, due, d'oro, giallo a vista, e hanno soltanto il compito di essere molto precisi e andare a chiudere sulla radice. Non hanno insiti nessun irrobustimento, cioè nessun nuovo profilo che vada a interfacciarsi col biotipo. Quindi, se vogliamo, questo approccio è più estetico, nel senso che vuole creare una forma protesica con cui la gengiva stia bene, quindi non dovete invadere il solco, l'ampiezza biologica più di tanto, anzi meglio quantomeno invadere il meno possibile, però si crea proprio con questo principio nuovo una forma che in teoria stabilizza un po' di più i tessuti. Cioè, in teoria, come diceva Abrams, se ad ali di gabbiano la gengiva si pone speculare, un biotipo spesso gengivale in un paziente deriva da un dente con una CEI panciuta, mentre è molto sottile e festonato se il dente esce con uno smalto molto piatto. Ecco, questo è il nostro principio, nel senso che se noi diamo un aspetto un po' più festonato alla nostra corona, probabilmente l'aspetto ad ala di gabbiano si disporrà della gengiva più spesso e probabilmente sarà più stabile. Io devo dire che per la mia piccola esperienza di pochi anni, l'aspetto, come vi dicevo, che i follow up via via l'aspetto è sempre più bello, quindi non ho la tendenza alla recessione, anzi al guadagno degli spazi più stretti delle papille interprossimali. Con gli anni c'è quasi un creeping attachment che va a appoggiarsi su quelle forme, come succede sugli impianti a volte. Anto, se vuoi dire la tua. Allora, io posso aggiungere che io collaboro con Ignazio dal 2001, ma Ignazio aveva già iniziato a preparare in maniera diversa, e quindi quando io sono arrivato lui aveva già dei casi non fatti insieme a me, che avallano un po' questa teoria, cioè che comunque questo tipo di preparazione garantisce maggiormente la possibilità di avere una stabilità gengivale negli anni. E tutto qui, non avrei altre cose da dire. Io direi, se siete d'accordo, di chiudere questo webinar, visto che sono ormai quasi le 2:10 esattamente, e quindi ringrazio tutti. Siamo stati nei tempi, abbiamo fatto la maratona. Ringrazio a tutti, anche coloro, i 163 su Zoom e gli altri 100 su YouTube rimasti e che hanno resistito sino alla fine. Grazie per le risposte. Purtroppo qualche domanda non troverà risposta in questo webinar, perché erano veramente tante. Ringrazio grazie tutti, grazie a DentalMed TV, grazie a Roberto Bundo, Stefano, Antonello e Luca. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao Stefano, ciao Renzo. Ciao Anton.